assolutamente virtuosi, in quanto poter insieme all'università presentare al territorio, al mondo imprenditoriale, talenti, menti brillanti che l'università, l'Ateneo hanno contribuito a sviluppare, a formare, non può che essere una cosa assolutamente positiva e virtuosa, come dicevo, specialmente in questi periodi dove ancor più che nel passato siamo in grado di poter apprezzare la ricerca, lo studio, la curiosità, l'innovazione. Guardate, ormai sono 1 anno e mezzo che stiamo ballando e ancora balliamo in merito al Covid, ai vaccini, a tutto quello che sappiamo e soprattutto che non sappiamo e tutte quelle incognite che questo offre. E che questo sia andato a sommare anche alla difficoltà che già prima del Covid, già col 4.0 ci aveva creato un po' di perplessità e turbative, no? E quindi tutti noi, e anche mi immagino e so di tante realtà industriali, imprenditoriali, erano sgomente, magari anche di fronte alla sfida del digitale. E quindi sapere come affrontarli, sapere come gestire certi temi come big data, come IoT, blockchain, la meccatronica e tutto ciò che veniva e viene, diciamo, coinvolto in queste tematiche. Beh, oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare dei giovani talentuosi che su questi temi, sull'innovazione in generale, e come dicevo, questo è solo positivo, e su questi temi digitali o di meccatronica in particolare, hanno studiato e addirittura oltre la laurea ci hanno fatto anche un dottorato. Quindi diciamo, il PhD sta a testimoniare questo. E con questo direi, appunto, soltanto con l'attesa e anche l'ansia, proprio l'ansia di poter ascoltare e vedere che cosa questi giovani sono in grado di presentarci. Quindi buon lavoro a tutti noi. Grazie. Grazie Riccardo. Costantino, lasciamo la parola a te per l'apertura e l'avvio. Sì, molto brevemente volevo come prima cosa ringraziare Riccardo, per il presidente del CSMT, per aver fatto partire questa iniziativa, questo PhD Talent Day. L'anno scorso l'abbiamo fatto, è stata una delle ultime iniziative dal vivo, diciamo così, in presenza. Poi abbiamo continuato a farlo anche successivamente, in questa modalità online, e fra poco ricominceremo a farlo in 3D, diciamo, non più in 2D come lo stiamo facendo. Rubo qualche parola di quelle che ha già detto il Presidente, insomma, perché credo che sia un'iniziativa molto molto bella e molto positiva, che va non nel quadrante, ma nella parte dello spazio dove vincono tutti, perché è uno spazio multidimensionale in cui vince l'università, che presenta una parte sacra della formazione, che è quella del dottorato. Vince il territorio perché può prendere conoscenza diretta con dei talenti, come ha detto il presidente prima. Rubo questa parola, talentuosi, sono persone talentuose quelle che state per ascoltare. E vincono i dottorandi, che hanno modo di presentarsi anche al di fuori dell'ambito accademico, e in un contesto di polo tecnologico e di aziende del territorio. E dunque è la situazione ottimale, insomma. L'anno scorso siamo partiti un po' in sordina, insomma, solo così, anche perché non sapevamo come avrebbe funzionato, e dunque è partito il dottorato di Ingegneria dell'Informazione. Quest'anno c'è anche il dottorato di ingegneria meccanica e industriale, coordinato dalla professoressa De Pero, che ringrazio. È un piacere avere qui la professoressa De Pero e i dottorandi che finiscono il loro ciclo nel dottorato
ingegneria meccanica e industriale, perché i protagonisti, adesso io dico qualche parola, ma i veri protagonisti sono le 7 persone che stanno per parlare, che siamo tutti desiderosi di ascoltare, e io personalmente sono desideroso di rubare qualche segreto, imparare, che in fondo imparare è rubare conoscenza a chi già la possiede in qualche modo, però i veri talenti sono quelli che sono capaci, no? Non di copiare, ma di rubare conoscenze altrui. E dunque, buona giornata a tutti e partiamo. Mi associo brevemente ai saluti di Costantino e ancora una volta ringrazio CSMT per questa iniziativa veramente importante che ci permette di mettere in luce i nostri giovani, di cui siamo molto orgogliosi e che sentirete tra poco. E quindi poi mi permetto di mettere anche sulla chat il sito del dottorato, casomai qualcuno fosse interessato ad altre ricerche. Il nostro dottorato si occupa di diverse tematiche che non sono neanche presentate oggi, ma speriamo e ci auguriamo che nei prossimi eventi di questo genere ci possa essere l'opportunità di raccontare un po' tutte le ricerche che stiamo facendo nel nostro dottorato. E quindi con questo ancora grazie e lascio la parola al primo, che non so se è Cristina, comunque buon ascolto a tutti e grazie ancora. Allora, in agenda la prima avevamo l'ingegnere Ada Bagozzi, però ecco, come preferite. Ma io seguirei l'agenda, visto che magari qualcuno. Sì, scusatemi, ero io, mi sono sbagliata io, scusate. Buongiorno. Ok, dovrei aver condiviso. Sì, perfetto. Perfetto, grazie. Allora, il mio lavoro di dottorato si è focalizzato sull'esplorazione di grandi quantità di dati. Nello specifico, siamo partiti analizzando le problematiche che ci sono in questo tipo di ambiente e proponendo una serie di innovazioni per riuscire appunto ad avere un tool per l'esplorazione iterativa di grandi quantità di dati. Nello specifico, quando par si parla di esplorazione, si intende un ambiente in cui bisogna guidare fondamentalmente l'utente attraverso la navigazione dei dati, perché appunto non è nota a priori una conoscenza di essi. Nello specifico è possibile appunto attraverso la navigazione dei dati riuscire a scoprire nuove situazioni non emerse a prima vista, soprattutto quando si tratta di grandi quantità di dati, laddove appunto l'utente da solo non può pensare di riuscire a capire tutte le informazioni necessarie guardando questi dati. Un'altra cosa importante da analizzare in questo contesto è appunto anche la possibilità di riuscire effettivamente ad andare a evidenziare situazioni anomale e interessanti, ed infine riuscire a studiare appositi tool per poter appunto rappresentare i dati in un modo che l'utente non possa comprendere facilmente, senza che si perda in questa appunto quantità di dati. Nello specifico, IDEAS, che è il tool che abbiamo realizzato, si occupa appunto di esplorazione di dati iterativa e viene realizzato attraverso tre principali componenti. Nello specifico, come prima componente, abbiamo il modello multidimensionale dei dati, dove andiamo ad organizzare i dati arrivati dai diversi casi di studio, dove i dati raccolti vengono organizzati in modo gerarchico e attraverso questo modello. In un secondo passo, poi abbiamo incluso la possibilità di riuscire a organizzare e realizzare delle rappresentazioni più sintetiche dei dati, e a tal fine abbiamo utilizzato un algoritmo di clustering adatto ai big data.
Ed infine abbiamo studiato un modello di rilevanza per riuscire appunto ad evidenziare quei dati che si discostano dallo standard. Il modello di IDEAS ovviamente è focalizzato su dati raccolti in streaming che arrivano man mano e quindi devono essere ovviamente gestiti in modo differente da un batch di dati già a disposizione. Il modello multidimensionale dei dati fondamentalmente viene rappresentato attraverso varie partizioni dei dati e può essere rappresentato come un modello di esplorazione organizzato a facet. Cosa significa? Prendiamo ad esempio i dati raccolti da una macchina a controllo numerico che arrivano in streaming, come può essere per esempio quelli di una macchina composta da più mandrini che utilizzano diversi tool per lavorare materiali grezzi. In questo contesto ovviamente questi dati si possono organizzare in modo gerarchico partendo dalla macchina, i diversi tool che sono chiamati spindle in inglese e questi tool e questi spindle utilizzano questi componenti utilizzano fondamentalmente diversi tool quando lavorano il materiale. Durante la lavorazione, per riuscire a lavorare questo materiale, viene eseguito un part program che definisce una serie di istruzioni per il lavoro sulla macchina. Il modello multidimensionale si propone di riuscire ad organizzare questi dati raccolti attraverso diverse prospettive, pertanto arrivando appunto agli exploration facet. Ogni partizione di questi dati ovviamente raccoglie all'interno una serie di misure che chiameremo feature, le quali poi in un secondo passo dovranno essere analizzate in modo combinato per riuscire ad osservare fenomeni fisici che avvengono nella macchina. Nello specifico prendiamo per esempio il numero di giri di un mandrino, cioè del componente, e la corrente assorbita potrebbe essere utile analizzare un fenomeno fisico, quello che può essere l'indurimento dell'asse di questa componente. Utilizzando queste due feature sarà possibile riuscire ad identificare effettivamente quando si ha una situazione anomala. Abbiamo utilizzato ovviamente un algoritmo di clustering incrementale, che sono gli algoritmi di clustering utilizzati per riuscire a clusterizzare dati in streaming. E questo algoritmo viene applicato ogni intervallo di tempo delta T e viene applicato, in questo delta T vengono raccolti un set di misure che poi andranno ad essere posti in input all'algoritmo. I nuovi dati raccolti verranno processati dall'algoritmo in modo da ottenere un nuovo set di cluster, che qui chiamiamo microcluster. Il primo passo dell'algoritmo è quello di riuscire a trovare all'interno del set di cluster preesistente al passo precedente, riuscire a trovare un cluster che rappresenti bene il nuovo dato in arrivo. Qualora si riesca a trovare questo cluster, l'algoritmo semplicemente assegna il nuovo punto al cluster preesistente. Nel momento in cui però il cluster non può essere trovato perché non esiste un'altra situazione, un altro cluster che rappresenti questo dato, perché per esempio può essere un nuovo stato del sistema che non è mai stato incontrato in precedenza, allora l'algoritmo cerca di identificare un cluster vecchio da poter rimuovere. Questo significa che magari quello stato, quel cluster rappresentava uno stato che non si è più presentato da tanto tempo, quindi può essere non più considerato perché è già stato analizzato in passato ed ora non è più rilevante. Se si riesce ad identificare un cluster da poter rimuovere, allora questo cluster viene rimosso e viene creato un nuovo cluster con il nuovo dato in arrivo. Nel momento in cui non è possibile identificare un vecchio cluster da rimuovere, è necessario riuscire ad aggregarne due molto vicini, quindi due stati che sono rappresentati molto vicini tra di loro, per poter far spazio al nuovo stato in arrivo, che è il nuovo dato. In questo contesto, il nuovo set di cluster viene generato e sarà utilizzato al passo successivo con i nuovi dati in arrivo. Infine, abbiamo studiato appunto un modello di rilevanza in modo da riuscire a capire quando, a due passi differenti, i set di cluster si stanno discostando tra di loro, quando c'è un'evoluzione nel sistema.
Nello specifico, il nostro modello di rilevanza si basa sulla distanza tra set di cluster e andiamo ad analizzare come distanza tra set di cluster la distanza che c'è tra i centroidi del cluster, come per esempio il movimento che ha subito un cluster grazie all'arrivo di nuovi punti. Quindi, per esempio, in figura si possono vedere i due casi dove il cluster numero 7 si sposta verso l'alto raggiungendo magari dei punti di criticità, oppure il raggio del cluster qualora il cluster venga diciamo ampliato da nuovi punti perché si trovano più dispersi all'interno dello stesso. Questo algoritmo, questo modello di rilevanza ci aiuta a capire stati non conosciuti in precedenza della macchina o comunque del sistema analizzato e ci permette di poterci focalizzare laddove ci sono appunto queste condizioni che cambiano nel tempo. Questo algoritmo, essendo comunque per data stream e essendo in un ambiente big data, necessita comunque di essere più performante possibile. Pertanto abbiamo introdotto un modello per la parallelizzazione multilivello dell'algoritmo di clustering e del nostro approccio. Nello specifico, ovviamente, il modello parallelizzato aiuta appunto ad avere una scalabilità dell'approccio e aiuta a migliorare le performance e soprattutto abbiamo studiato un metodo che utilizzi il modello di rilevanza per rendere la scalabilità adattabile laddove è necessario, cioè se il modello di rilevanza ci mette in allerta su uno stato che sta cambiando nel tempo, allora possiamo andare a focalizzare le nostre energie di parallelizzazione solo su quello stato lì. Il primo livello di parallelizzazione che abbiamo studiato è per esempio la parallelizzazione sui facet, cioè la parallelizzazione attraverso le diverse partizioni che abbiamo creato del nostro modello. Questa è la più immediata perché ovviamente i dati nelle diverse partizioni possono essere considerati indipendenti e quindi può essere applicata all'algoritmo senza problemi. Un altro livello di parallelizzazione è quello che è basato sui buffer, cioè ogni delta T abbiamo detto che raccogliamo un insieme di dati e questi dati poi vengono dati in pasto all'algoritmo di clustering che genera un nuovo set di cluster. Ovviamente all'interno di questo algoritmo possiamo parallelizzare l'assegnazione di questi punti al set di cluster. Per esempio, inoltre, un terzo livello di parallelizzazione è l'algoritmo stesso di clustering, cioè quando abbiamo finalmente un punto che deve essere assegnato al nuovo set di cluster, dobbiamo capire se possiamo parallelizzare all'interno delle singole funzioni. In questo contesto abbiamo trovato tre punti in cui il clustering potrebbe essere parallelizzato. Nello specifico, quando andiamo a cercare nel vecchio set di cluster, andiamo a cercare un nuovo cluster a cui assegnare il punto, un cluster a cui assegnare il nuovo punto, e pertanto riusciamo a parallelizzare questa distanza tra punto e cluster e trovare il minimo a cui poterlo assegnare. Un altro punto in cui possiamo appunto parallelizzare l'algoritmo è l'identificazione di un vecchio cluster e anche in questo caso ovviamente dobbiamo scandire tutti i cluster esistenti per capire qual è il più vecchio ed infine abbiamo il merging di due cluster vicini. Qui per esempio vediamo la parallelizzazione basata su microcluster. In questo contesto andiamo a cercare il microcluster più vicino, quindi preso ogni punto andiamo a cercare un cluster a cui si può avvicinare. Abbiamo una fase di map, che è la parallelizzazione della computazione della distanza tra il cluster e i punti, tra ogni cluster e il punto in arrivo, e abbiamo una seconda fase di reduce che è appunto andare a capire qual è la distanza minima. Quindi ottenuta la distanza minima abbiamo il cluster più vicino a quel punto. Sulla parallelizzazione abbiamo fatto alcuni degli esperimenti in cui appunto dei dati raccolti, abbiamo 140 milioni di record raccolti sulla macchina multicomponente e abbiamo una acquisition rate
di 144 misure per secondo. In questo contesto siamo andati a paragonare l'algoritmo non parallelizzato e quello parallelizzato per capire qual è la media per misura, per singola misura da assegnare al cluster. In questo contesto possiamo vedere che laddove abbiamo pochi punti nel buffer, quindi abbiamo un delta T, un intervallo di tempo basso, quindi, oppure magari il rate di acquisizione dei dati non è abbastanza frequente, allora non ha senso, comunque non è conveniente parallelizzare questi dati, perché il tempo aggiunto che è richiesto per la parallelizzazione risulterebbe in una perdita di tempo, fondamentalmente avremmo dei tempi peggiori rispetto a quanto avremmo con l'algoritmo non parallelizzato. Laddove però il delta T è maggiore, o comunque la frequenza di acquisizione dei dati è molto maggiore, allora è conveniente cominciare a parallelizzare questi dati in modo appunto da avere delle performance migliori. Inoltre abbiamo testato anche l'algoritmo di rilevanza, quindi la capacità del sistema di reagire a perturbazioni sui dati o comunque a situazioni anomale. Questo è stato fatto in un caso reale di dati raccolti dalla macchina. Nello specifico vediamo che l'algoritmo effettivamente ha reagito laddove i dati avevano delle discrepanze, comunque delle variazioni rispetto allo standard. E vediamo i puntini blu sono i dati raccolti, mentre il rosso è il risultato dell'algoritmo di rilevanza. Questa rappresentazione è stata fatta per i dati analizzati ogni 5 minuti. Ovviamente la frequenza di analisi dei dati cambia anche la prontezza con cui riusciamo ad evidenziare le anomalie, perché ovviamente fare un campionamento di 30 minuti, quindi andare a raccogliere i dati e analizzarli ogni 30 minuti, ci fa perdere la precisione con cui riusciamo a riconoscere le anomalie. Quindi è importante anche decidere un appropriato tempo con cui analizzare. In questo caso ovviamente bisogna fare un buon trade-off tra quello che è il tempo di reazione dell'algoritmo e il tempo che ci vuole effettivamente per eseguire l'algoritmo stesso. Infine, quando parliamo appunto di parallelizzazione sul buffer, dobbiamo anche fare una piccola nota, nel senso che i dati che arrivano, che sono nuovi, di comportamenti nuovi, potrebbero variare l'output del sistema di analisi sulla base dell'ordine con cui arrivano questi dati. Pertanto, in questo caso, abbiamo fatto una serie di analisi per cercare di capire se effettivamente l'approccio parallelizzato è fattibile e se soprattutto questo approccio non crea problemi laddove i dati cambiano ordine di arrivo. In questo caso, come possiamo vedere, abbiamo provato a posizionare i dati, quelli chiamati outliers, cioè i dati anomali, all'inizio dello stream di dati, distribuiti all'interno o alla fine dello stream di dati. Come potete vedere, l'algoritmo di rilevanza reagisce abbastanza bene nei primi casi. Ad un certo punto si vedono delle discrepanze. Questo è dovuto al fatto che probabilmente il numero di rappresentazione dei dati non è abbastanza sufficiente per il numero di outliers. Quindi a questo punto l'output di cluster dovrebbe essere aumentato in modo da poter rappresentare meglio i dati in ingresso. Infine, l'algoritmo IDEAS è stato applicato in 3 casi reali. Il primo per quanto riguarda l'anomaly detection, in un secondo caso per i remote monitoring services in ambiente sanitario ed infine in un contesto di resilienza in una smart factory. Nel primo caso abbiamo considerato i dati massivi in data stream che arrivano da un controllo numerico. Questi dati sono per esempio timestamp, le tre macchine considerate, ognuna composta da 3 componenti, 3 mandrini, che utilizzano i diversi tool, i diversi utensili, mentre si esegue appunto il part program che definisce la lavorazione e un working mode che è il modo di funzionamento della macchina.
Per queste componenti vengono raccolte 8 misure, tra cui la percentuale di assorbimento del mandrino, del componente, la rotazione dell'asse del mandrino, la velocità e l'assorbimento di carica sugli assi X, Y e Z e valori accelerometri posti sul corpo del mandrino che appunto raccolgono i valori degli accelerometri. In questi dati sono stati poi questo caso di studio è stato poi integrato in IDEAS ovviamente per poter permettere l'anomaly detection, quindi partendo dall'architettura di base siamo andati ad evolverla aggiungendo componenti in più. L'architettura base si focalizza fondamentalmente sulla raccolta dei dati, quindi abbiamo il modulo di data acquisition e data configuration, che iniziano con la configurazione del sistema secondo il dominio preso in considerazione. Il modulo di data acquisition si occupa appunto dell'acquisizione e organizzazione dei dati. Inoltre abbiamo i moduli core, i moduli principali di IDEAS, che sono appunto la sintesi incrementale dei dati, quindi il clustering incrementale e il modello di rilevanza. Inoltre un set di API che permettono appunto all'interfaccia di estrarre i dati secondo diverse prospettive. A questo modello, a questa architettura di base abbiamo aggiunto i moduli richiesti per l'anomaly detection. In questo caso abbiamo lo state detection che va appunto ad identificare il cambio di stato nei dati raccolti, oppure il data sampling che è un campionamento dei dati per permettere all'utente di visualizzare i dati campionati senza che questi diventino illeggibili sull'interfaccia. In questo caso poi sono state studiate questi dati poi sono rappresentati sull'interfaccia dell'operatore per riuscire a identificare eventuali stati anomali del sistema monitorato. Un altro caso di applicativo è, come abbiamo detto, il Remote Monitoring Services, che è stato studiato per dare supporto ai medici durante il controllo dello stato di salute di pazienti dismessi da Covid. In questo caso abbiamo raccolto i dati di profilazione dell'utente, quindi le condizioni pregresse, lo stato fisico, eventualmente fumatori, non fumatori, se fanno attività fisica, eccetera. E in questo caso poi abbiamo utilizzato attraverso delle varie applicazioni in cui abbiamo preso in considerazione una in cui si va a raccogliere effettivamente lo stato di respirazione del paziente. In questo caso, ponendo il telefono sul petto, si riesce a identificare fondamentalmente la profondità dei respiri in modo tale da avere uno stato della sua respirazione ed eventualmente poter allertare e identificare qualora questa respirazione sia anomala. Ovviamente questo tipo di dati va in combinazione con lo stato pregresso del paziente, perché se il paziente già ha una respirazione anomala, il sistema deve saperlo e non riconoscerlo come stato anomalo, infatti. Anche in questo caso, all'architettura base di IDEAS siamo andati ad aggiungere i vari moduli richiesti. In questo caso abbiamo appunto da una parte la gestione dei pazienti e dei gruppi di pazienti sulla base del loro profiling, e in un secondo step abbiamo anche il modulo per la raccolta di informazioni dello stato di salute raccolti ogni volta che il paziente ha una sessione di analisi. Infine abbiamo un terzo caso applicativo che è quello della resilienza. In questo contesto abbiamo appunto studiato un modello di resilienza che possa aiutare gli operatori che lavorano vicino alle macchine ad identificare casi anomali del comportamento di una o più componenti dell'intera linea di produzione ed eventualmente riuscire ad eseguire delle azioni di recupero dallo stato anomalo, in questo caso appunto attraverso la selezione di servizi. In questo esempio abbiamo una linea di produzione che si occupava
della produzione di biscotti, partendo dalla ricetta, dagli ingredienti, attraverso appunto l'impasto, e lasciando poi lievitare l'impasto in certe condizioni attraverso la raccolta delle informazioni sulla macchina di lievitazione, in seguito arrivando alla cottura, quindi al forno di cottura dell'impasto e alla generazione dei biscotti e al successivo packaging. In questo contesto abbiamo per ognuno dei vari componenti di questa linea di produzione, abbiamo raccolto diverse misure, quindi per esempio abbiamo le misure della durata di lievitazione o le misure della camera di cottura, quindi come la temperatura, l'umidità, il tempo di cottura. A queste misurazioni sui diversi componenti abbiamo aggiunto le misurazioni dell'ambiente, quale può essere la temperatura o l'umidità che si trova nell'ambiente. Anche in questo caso il sistema IDEAS riesce a far fronte al caso studiato, all'applicazione studiata. Siamo andati a integrare sempre il modulo di base ad altri moduli e in questo caso abbiamo appunto i dati raccolti dalla linea di produzione che arrivano e vengono poi analizzati e gestiti da IDEAS ed infine abbiamo creato una serie di moduli che permette da una parte la gestione dei servizi di recupero dello stato di funzionamento corretto, quindi service manager e service deployer. E dall'altra un sistema di anomaly detection che sia in grado di appunto identificare laddove uno delle componenti della linea di produzione, uno o più componenti della linea di produzione, si stanno comportando in modo anomalo. Per concludere, abbiamo studiato appunto un modello multidimensionale dei dati, un'organizzazione multidimensionale dei dati e che eventualmente organizza i dati attraverso diverse partizioni in modo gerarchico, qualora necessario. Abbiamo implementato un'ottimizzazione dell'algoritmo di clustering incrementale in modo da poter sintetizzare i dati durante la raccolta e un modello di rilevanza che possa appunto identificare i casi anomali. Infine abbiamo aggiunto un sistema di parallelizzazione multilivello per poter appunto parallelizzare sulla base del modello di rilevanza i dati qualora necessari ed infine l'approccio è stato applicato su diversi casi di studio per vederne la resistenza e la fattibilità. Grazie. Ok, grazie. Possiamo passare la parola all'ingegner Massimiliano Garda. Eccomi. Condivido lo schermo. Che dovreste vedere. Sì. Lo schermo. Ok. Vado? Sì, prego. Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Massimiliano Garda e oggi vi presenterò il mio lavoro di tesi che si è focalizzato su un approccio per l'esplorazione personalizzata di Semantic Data Lake. Prima di partire, giusto qualche parola in merito al dominio che si è scelto come contesto applicativo e a quelli che sono gli issues su cui le problematiche su cui ci si è concentrati. Si è scelto di trattare il dominio delle smart city, che è caratterizzato dalla presenza di sorgenti date eterogenee provenienti da sensori, database relazionali e NoSQL, e quindi il contesto smart city è uno dei contesti permeato dalla presenza di big data, cioè diverse sorgenti dati producono questi dati con volumi, velocità e con forte varietà, e c'è la necessità di estrarre da questa enorme mole di dati grezzi
delle informazioni per poter supportare quelli che sono gli attori del contesto Smart City, come per esempio i cittadini, gli energy providers, la pubblica amministrazione, per poter esplorare questi dati ed estrarre delle informazioni utili a queste categorie di utenti per poter prendere decisioni nella loro vita quotidiana. Per quanto concerne il primo punto, cioè il fatto che esistono diverse tipologie di sorgenti dati eterogenee da dover trattare, si è scelto di ricorrere a un'infrastruttura basata su Data Lake. Un Data Lake lo possiamo immaginare come una repository dove le sorgenti dati eterogenee, quindi come citavo in precedenza, i sensori, dati in campo medico, eccetera, vengono integrati a prescindere da quello che è il loro formato. Il Data Lake ha come punto di forza il fatto di essere molto flessibile verso questa tipologia di sorgenti, il cui contenuto evolve rapidamente nel tempo, come accade in un contesto Smart City. Nello specifico, il nostro modello di Data Lake considera diverse sorgenti, dove ciascuna sorgente è modellata attraverso un insieme di metadati, cioè delle informazioni che servono per accedere alla sorgente, ha un insieme di attributi e ha dei dataset che rappresentano il contenuto della sorgente in funzione, come relazione sugli attributi della sorgente, a prescindere da quello che è la tipologia della sorgente stessa. In questa slide ho riportato un esempio di quelle che sono tre tipologie di sorgenti che possono, diciamo, essere riscontrate in un contesto Smart City, come per esempio un file CSV, un JSON o un database relazionale. Possiamo vedere che indipendentemente da quello che è il loro formato nativo di rappresentazione, che potrebbe essere per un database relazionale le tabelle, per un file JSON la tipica struttura innestata o per un CSV i valori separati da un separatore che può essere la virgola, un punto e virgola, e la rappresentazione in quello che è il modello logico di Data Lake. Vediamo che in questo caso, indipendentemente dalla tipologia di sorgente, il formato di rappresentazione logico è lo stesso, cioè attributi e istanze di questi attributi che rappresentano i valori degli attributi stessi e quindi il contenuto della sorgente. Per quanto invece concerne l'aspetto più legato alla personalizzazione e all'esplorazione dei dati contenuti nel Data Lake da parte degli utenti, si è scelto di modellare al di sopra del Data Lake degli indicatori. Un indicatore consente di fornire una visione aggregata dei dati esplorabili secondo diverse prospettive di analisi, per esempio la concentrazione di un inquinante in una determinata area della Smart City. Ecco, questo rappresenta un indicatore esplorabile attraverso, per esempio, il distretto o il quartiere, eccetera. E quindi modellare degli indicatori al di sopra del Data Lake come strumento per l'esplorazione dei dati grezzi. Tuttavia, poiché ci sono differenti categorie di utenti con diversi bisogni esplorativi, è necessario, come ho introdotto in precedenza, garantire l'esplorazione personalizzata di questi dati, cioè suggerire a utenti diversi che hanno competenze e appartengono a categorie diverse dati che sono più compatibili con quelli che sono i loro interessi. Per far questo è stato implementato nel nostro approccio un sistema basato sulle preferenze, perché l'utente spesso non ha un'idea chiara di quello che sta cercando e nemmeno del risultato finale a cui vuole arrivare, quindi è necessario esprimere in maniera intuitiva quelli che sono i desideri esplorativi dell'utente, e quindi si è scelto di utilizzare un sistema basato su preferenze. In questa slide è riportata quella che è la visione complessiva del nostro approccio per l'esplorazione personalizzata di Semantic Data Lake, un approccio basato su tre livelli, in cui ogni livello vede le competenze di, diciamo, un responsabile, una figura utente specifica, e ogni livello aggiunge man mano, progressivamente, conoscenza a quelli che sono i dati della Smart City contenuti all'interno del Data Lake. Partendo dal fondo, cioè dal livello più basso, come dicevo in precedenza, troviamo il Data Lake in cui sono state convogliate le sorgenti dati eterogenee del dominio Smart City. Al di sopra del Data Lake, queste sorgenti sono arricchite con dei cosiddetti modelli semantici definiti da degli esperti del dominio. Un modello semantico consente di rappresentare
il contenuto di una sorgente, assicurando una visione unificata dei dati e per poter garantire l'interoperabilità tra le diverse sorgenti che sono raccolte all'interno del data lake. E quindi andando a costruire al di sopra del data lake quello che viene definito come semantic overlay, cioè uno strato semantico contenente una rappresentazione che prescinde dal formato della sorgente all'interno del data lake. Per costruire un modello semantico di una sorgente, il primo passo che si fa è quello di partire dalla rappresentazione che vi ho mostrato in precedenza, legata ai dataset e agli attributi, che sono spesso espressi attraverso abbreviazioni o comunque parole non necessariamente mnemoniche o diciamo, facilmente riconducibili a un significato. Per questo gli attributi cosiddetti raw vengono arricchiti lessicamente utilizzando dei database come per esempio WordNet o dei dizionari di abbreviazioni per costruire quelli che vengono definiti come entity properties, cioè delle etichette che vanno a chiarire quello che è il significato lessicale di un attributo. Queste etichette, queste entity properties, vengono utilizzate per andare a annotare semanticamente questi attributi, cioè una volta associata all'etichetta a un attributo, questa etichetta viene utilizzata per ricercare all'interno di un insieme di ontologie di dominio un concetto che possa essere formalmente assegnato all'attributo per chiarirne quello che è il suo significato. L'ontologia può essere concepita come una sorta di database di conoscenza dove vengono modellati concetti e relazioni relativi a un determinato dominio di interesse. L'esperto di dominio ripete questa operazione per tutti gli attributi contenuti all'interno della sorgente, modellando anche le relazioni che sussistono tra questi attributi e viene quindi a crearsi il modello semantico relativo alla sorgente. Questa slide viene riportato quello che è il processo che vi ho raccontato separatamente, che parte da quella che è la rappresentazione della sorgente come un dataset e culmina con la creazione del modello semantico che poi viene relazionato con gli altri modelli semantici delle altre sorgenti all'interno del semantic overlay del data lake per andare a definire quelle che sono le relazioni tra i contenuti delle varie sorgenti. Passando invece ora a quello che è il livello centrale, qui si ha che avviene da parte del data analyst, dei data analyst, la rappresentazione di semantica, di indicatori e dimensioni in termini di concetti e relazioni contenuti nei modelli semantici delle sorgenti. Operativamente un data analyst parte da una multidimensional ontology che contiene i concetti e le relazioni di base per poter andare a costruire quelli che sono gli indicatori. Questa ontologia di base, che è il punto di partenza per modellare gli indicatori, contiene dei concetti relativi a indicatori e dimensioni, per esempio le formule, unità di misura, il dominio a cui appartiene un indicatore, e per quanto concerne le dimensioni, sia l'aspetto dimensionale, ma anche l'organizzazione gerarchica delle dimensioni, e dopo vedremo un esempio. In più, la multidimensional ontology tiene traccia anche di quelli che sono concetti per poter personalizzare l'esplorazione, cioè categorie di utenti, per esempio cittadini, amministratori di condominio, e quelle che sono le attività che questi possono compiere all'interno della Smart City. Attività che sono influenzate dalla conoscenza relativa a un insieme di indicatori. In questa slide viene riportato un esempio di quella che è la modellazione di indicatori a partire dalla multidimensional ontology. Si può vedere che sono stati modellati diversi indicatori relativi all'inquinamento ambientale e il data analyst può costruire indicatori utilizzando strategie diverse, per esempio può definire indicatori, una gerarchia di indicatori, cioè per esempio dire che l'indicatore di anidride carbonica specifica un generico indicatore di inquinamento, oppure andare a definire quelli che abbiamo etichettato come indicatori composti, cioè indicatori il cui valore dipende attraverso una formula dal valore di altri indicatori. Nel livello più alto si ha lo Smart City Exploration Graph, che è il punto di partenza per l'utente finale, per lo end user, per poter esplorare gli indicatori relativi al dominio Smart City.
Lo Smart City Exploration Graph organizza la conoscenza degli indicatori in gerarchie, li raggruppa in diversi domini analitici e secondo le attività che possono essere svolte da determinate categorie di utente. In questa slide è riportata lo stesso esempio di modellazione di indicatori che ho citato in precedenza, a cui si può vedere che sono stati aggiunti anche i concetti colorati in rosso, cioè il fatto che l'indicatore di inquinamento sia coinvolto nell'attività di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria, la quale può essere a sua volta svolta da un cittadino o da un amministratore di condominio. Questi concetti categorie utente ed attività vanno a definire quello che è il contesto di esplorazione, cioè l'obiettivo che l'utente si pone nel momento in cui vuole esplorare i dati. Mentre invece questa porzione di indicatori evidenziata in verde corrisponde agli indicatori che sono disponibili, che sono consultabili dall'utente che sceglie di svolgere una determinata attività. In blu viene evidenziato quello che noi abbiamo definito come multidimensional descriptor, cioè l'associazione tra un indicatore e le dimensioni, in questo caso la dimensione spaziale, attraverso cui può essere esplorato l'indicatore. Questa figura, giusto per avere un'idea chiara di cosa significhi partire da un indicatore e una dimensione, scendere fino a livelli sottostanti, ho riportato un'immagine che riassume come estrarre il valore attuale degli indicatori. L'utente sceglie quello che è un multidimensional descriptor, cioè una coppia indicatore-dimensione. Questa scelta, attraverso delle relazioni di mapping che vengono definite dal data analyst, comporta il ritaglio di una porzione del semantic overlay costruito sopra il data lake, che contiene concetti e relazioni. In realtà questi concetti non sono altro che l'annotazione semantica degli attributi delle sorgenti, quindi scendendo a livello più basso si può arrivare fino a quelli che sono i dataset coinvolti e che servono per il calcolo di un indicatore, e attraverso una struttura di supporto per la creazione della query che consente di estrarre il valore di un indicatore aggregato per poter, secondo la dimensione, in questo caso distretto. L'ultimo step della nostra procedura c'è quella che viene definita l'esplorazione personalizzata dei dati, cioè suggerire all'utente quelli che sono gli indicatori da cui partire all'esplorazione senza che vada a caso, diciamo, nella scelta di questi indicatori, ma che sia una scelta legata il più possibile alle sue esigenze e quindi personalizzata per l'utente. Questa procedura di personalizzazione ha come fondamento due pilastri fondamentali. Il primo sono i profili utente, che contengono i contesti di esplorazione, quelli che ho citato in precedenza, univocamente definiti attraverso la categoria di utente e le attività che l'utente può svolgere e le preferenze che l'utente può esprimere su questi indicatori. I profili utente sono l'input di una procedura per l'esplorazione personalizzata degli indicatori che identifica quelli che sono compatibili col profilo dell'utente e li ordina secondo le preferenze che l'utente ha. In questa slide ho riportato quella che è la procedura per l'esplorazione personalizzata, che parte con la selezione del contesto di esplorazione e che si basa sulle preferenze dell'utente. Il punto di forza delle preferenze è quello di evitare che all'utente venga presentato un insieme vuoto di dati, per esempio perché l'utente ha espresso troppi vincoli durante l'esplorazione, quindi il result set è vuoto, e dall'altro canto quella di essere inondato da un insieme di indicatori elevato perché l'utente ha espresso troppi pochi vincoli di esplorazione. Nel nostro contesto vengono utilizzate preferenze di tipo contestuale perché dipendono da quelli che sono gli scenari, gli exploration goals, cioè gli obiettivi che l'utente si pone durante l'esplorazione. Nel nostro caso ci si è focalizzati principalmente su due tipologie di preferenze, quelle che vengono dette di breve termine, short term, che vengono espresse dall'utente durante l'esplorazione, e quelle a lungo termine, long term, che sono preferenze consolidate nel tempo, che possono essere raccolte attraverso, per esempio, delle abitudini che l'utente ha quando esplora gli indicatori, che quindi mappano un concetto di esplorazione di preferenza su più lungo termine, non su breve termine. A supporto di questa procedura è stato creato anche ovviamente un prototipo per testare quella che è la procedura di esplorazione basata sulle preferenze. In questo caso si vede che l'utente, dopo aver scelto, dopo aver fatto login alla piattaforma di esplorazione, dopo aver scelto l'attività
che vuole svolgerlo, che ovviamente compatibilmente con quelle disponibili per la categoria a cui appartiene l'utente, può decidere di formulare una richiesta esprimendo quelli che sono i domini degli indicatori desiderati, degli indicatori desiderati e delle dimensioni secondo cui esplorare questi indicatori. La piattaforma, ovviamente, come detto in precedenza, filtra quelle che sono le attività non disponibili per quella determinata categoria di utente e combina le preferenze espresse in questo punto con quelle contenute nel profilo, dando priorità a quelle espresse attraverso l'interfaccia. Questo perché si presuppone che queste corrispondano a un bisogno immediato esplorativo dell'utente che va soddisfatto e che prevale quindi su quelle codificate all'interno del profilo. Una volta sottomessa la query alla piattaforma, il sistema ordina quelli che avevo definito essere in precedenza i multi-dimensional descriptor, cioè le coppie o le tuple indicatore e una o più dimensioni adesso associate, proponendo quelle che sono le migliori e quelle che meglio soddisfano le preferenze espresse dall'utente. Tuttavia, qualora questi indicatori, per un qualsivoglia motivo, fossero in numero ridotto, l'utente non si sente soddisfatto di quelli che sono gli indicatori proposti, può richiedere la visualizzazione di ulteriori indicatori, che ovviamente non saranno quelli ottimi, saranno indicatori subottimi, ma comunque compatibili con le esigenze esplorative dell'utente. E l'utente da qui, selezionando il o più indicatori, può visualizzare quelli che sono i valori attuali e quindi l'aggregazione dei dati attraverso, in questo caso, un indicatore di CO2 per quanto riguarda il distretto in un determinato anno. Per concludere, giusto qualche puntatore a quello che possono essere delle applicazioni pratiche dell'approccio che vi ho spiegato sinora. Beh, innanzitutto, il fatto di poter estrarre degli indicatori esplorabili secondo diverse dimensioni è uno dei punti di forza che viene utilizzato da degli applicativi che si propongono di creare quelli che vengono definiti self-service dashboard, cioè dei pannelli, dei cruscotti in cui l'utente può analizzare gli indicatori, crearsi dei grafici anche self-service, cioè in maniera autonoma, avendo le competenze. Questo per poter effettuare delle analisi anche complesse, cioè monitorare congiuntamente il valore degli indicatori per monitorare un fenomeno di interesse che può essere l'inquinamento in una certa area e correlarlo con il consumo energetico di determinate abitazioni e così via. Tuttavia, come ho detto all'inizio di questa presentazione, il dominio Smart City è stato preso come riferimento per le sue peculiarità e per il fatto che comunque è permeato dalla presenza di Big Data. Tuttavia, è possibile astrarre da questo dominio e concentrarsi anche su altri domini, come per esempio quello dell'industria 4.0 o quello dell'healthcare, perché ovviamente tutto quello che è stato presentato, che è stato fatto, è stato focalizzato su un dominio specifico. Tuttavia, gli stessi concetti, lo stesso sistema può essere generalizzato e quindi testare anche l'approccio in diversi contesti. Con questo ho concluso e vi ringrazio per la vostra pazienza e la vostra attenzione. Grazie Massimiliano. Costantino, non so se ci sono domande anche per la prima dottoranda. Se no possiamo. Sì, se ci sono, possono. Curiosità, domande possono essere fatte sia adesso sia successivamente. Io vabbè, penso che tutti abbiano anche, spero che tutti abbiano anche l'indirizzo email dei nostri dottorandi, in maniera tale che se domande vengono in mente successivamente o curiosità ci si possa mettere in contatto anche direttamente con loro. Sì, possiamo metterli in chat se sono d'accordo. Quindi, sì. Ok, quindi passiamo la parola al prossimo dottorando, l'ingegnere Marco Giacomelli. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dovreste vederlo, mi confermate? Sì.
Ok, perfetto. Ah, buongiorno a tutti, sono Marco Giacomelli, sono un dottorando un dottorato ormai del DREAMI, e vi presento un attimo quello che ho fatto nella mia ricerca di dottorato, come ci sono arrivato a fare il dottorato e dove poi sono sbucato dopo il dottorato. Allora, una breve introduzione sul mio percorso che mi ha portato a fare il dottorato. Ho fatto la laurea triennale in automazione industriale presso l'Università degli Studi di Brescia, con un doppio titolo con l'Università di Almeria, in Andalusia, adesso della Spagna, focalizzato sulla meccatronica per l'automazione industriale. Alla magistrale ho proseguito gli studi con sempre l'Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con un'altra università per un doppio titolo, la Pierre Marie Curie di Parigi, questa volta sempre in ambito meccatronico per i sistemi però dedicati alla riabilitazione, e ho fatto un breve periodo all'estero al KTH di Stoccolma al quinto anno. Sono poi finito a scegliere il dottorato in meccanica applicata nell'ambito del controllo dei sistemi meccatronici industriali. Il mio tutor è stato il professor Antonio Visioli. Il mio dottorato si è concentrato appunto sul controllo dei sistemi meccatronici industriali. Allora, i sistemi meccatronici, cos'è innanzitutto la meccatronica? Sarà abbastanza introduttiva, non vado molto nei dettagli in questa presentazione, ma in 20 minuti avrei fatto davvero fatica. La meccatronica è sostanzialmente quella branca dell'ingegneria che coniuga altre quattro branche più specifiche, che sono quelle della meccanica, dell'elettronica, del software, l'IT, e quella del controllo. Qualsiasi sistema che integri questi quattro componenti si può definire un sistema meccatronico. In realtà di sistemi meccatronici siamo ormai circondati. Il robottino che ci spazza il pavimento è un sistema meccatronico, come lo è l'auto, che ha chiaramente dei sistemi, dei componenti di tipo meccanico, ha chiaramente dei componenti elettronici e ne ha sempre di più, ma ha anche un software che gira sulla centralina, sulla ECU, e dove è implementato tramite appunto gli strumenti del software anche un sistema di controllo. Il tapis roulant, come anche sistemi meccatronici sicuramente più complessi, quali i robot, anche non quelli industriali, come il sistema Da Vinci, che è un sistema per un robot chirurgico. Io mi focalizzo invece sui sistemi meccatronici con applicazioni industriali, tutte le tipologie sostanzialmente di sistemi meccatronici industriali, in particolar modo ho centrato la ricerca su sistemi a carro ponte, perché sono degli ottimi test case per alcune problematiche che hanno i sistemi meccatronici industriali. Ma se pensiamo a qualsiasi macchina a controllo numerico, isole robotizzate o sistemi per il packaging, ormai sono davvero poche le macchine a livello industriale che non integrano appunto i componenti della meccatronica. Forse alcune macchine che ancora sono puramente meccaniche o meccaniche barra idrauliche, ma praticamente tutto quello che vediamo nei processi produttivi possono essere dei sistemi meccatronici industriali. La mia ricerca si è centrata appunto sul controllo di questi sistemi. Il controllo per sistemi meccatronici è sostanzialmente la logica che permette di far funzionare e far parlare l'elettronica con la meccanica. Per far controllare dall'elettronica la meccanica è necessario appunto inserire un'intelligenza all'interno del sistema. L'elettronica e la meccanica negli ultimi anni, negli ultimi decenni, in realtà dalla prima rivoluzione industriale penso, si stanno spingendo sempre più in là, ma si stanno raggiungendo effettivamente dei limiti fisici che non si possono superare semplicemente andando ad avere delle precisioni nelle lavorazioni meccaniche superiori, dei materiali superiori, una concentrazione di potenza nell'elettronica superiore, ma serve appunto inserire delle soluzioni intelligenti per il controllo di questi sistemi, che spinga questi sistemi oltre il limite della semplice accoppiata tra elettronica e meccanica. Il compito del controllo è appunto questo.
Questo si può fare con diversi approcci. Quello che ho seguito io durante il dottorato, che è sostanzialmente l'approccio seguito dal progetto europeo IMEC, nell'ambito del quale si è sviluppato il mio dottorato, è sostanzialmente quello creare una serie di soluzioni sia già esistenti in letteratura che anche chiaramente nuove per alcuni dei problemi più comuni per i sistemi meccatronici industriali. Molti di questi sistemi meccatronici industriali hanno delle problematiche che sono comuni, pur essendo i sistemi meccatronici molto diversi tra loro, e quindi risolvendo questi sistemi in un formato che sia modulare ed adattabile, parametrizzabile, possiamo sostanzialmente andare a ridurre di molto anche le fasi di progettazione di questi sistemi meccanici. Questo approccio si basa anche sull'utilizzo di soluzioni già esistenti, tramite analisi di quello che già esiste in letteratura. Spesso però si trova che c'è un gap significativo tra quello che è la best practice a livello industriale e quello che c'è presente in ricerca, che poi non viene applicato perché non fa il salto nel mondo dell'industria. Questo gap può essere colmato andando a vedere il perché queste soluzioni non hanno raggiunto la maturità per essere implementate in ambito industriale e per implementarle in ambito industriale. Quindi banalmente a volte basta fornire una soluzione che sia compatibile e programmata con gli standard, con i protocolli del linguaggio standard industriale IEC 61131. Un esempio di questi problemi comuni ai sistemi meccatronici è quello delle oscillazioni dei sistemi sottoattuati o delle vibrazioni che poi si può ricollegare. Un esempio appunto quello del carro ponte, dove la movimentazione crea delle oscillazioni sul carico che sono pericolose e controproducenti. Sì, pericolose perché chiaramente sono tipicamente carichi pesanti che si muovono in ambienti frequentati da operatori o comunque altri materiali che possono essere danneggiati, e queste oscillazioni diminuiscono chiaramente anche anche le prestazioni in termini di tempo di posizionamento del carico. Una soluzione che può essere facilmente implementata è quella dell'input shaping. È una tecnica che si basa, detta in parole molto pratiche, si basa sul principio di sovrapposizione degli effetti, e la teoria che ci sta dietro è, invece di dare uno scalino di riferimento di velocità al carrello che muove poi il carico, io prendo questo scalino, lo divido in due scalini e vado a dare la prima parte subito e la seconda parte dello scalino, la seconda metà, mettiamolo così, dello scalino, dopo un semiperiodo di oscillazione del carico. Per il principio di sovrapposizione degli effetti, questa semplice soluzione ci dice che si generano sul carico due diverse oscillazioni che però sono in contrapposizione di fase, e quello che ottengo alla fine tramite questo semplice filtraggio del riferimento al carrello è alla fine un carico che non oscilla, la movimentazione di un carico che non oscilla. Vediamo se riesco a... Ok, spero che vedete ancora. Abbiamo fatto un piccolo tool per vedere ai studenti delle superiori questo approccio, e vediamo che senza nessun tipo di controllo la movimentazione del carico è piuttosto difficoltosa, e se noi vogliamo andare a posizionarlo, io sono più che bravo quindi ce la faccio, però è tipicamente difficile perché si innescano delle oscillazioni non smorzate sul carico. Se invece noi andiamo ad inserire la tecnica di input shaping, e questo possiamo vederlo sul grafico della velocità del kart, quando noi andiamo a controllare il carrello, la velocità non viene data tutta subito, ma su due step differenti. Questo genera appunto due oscillazioni che si compensano tra loro, e il risultato sarà un'oscillazione transitoria nel momento di accelerazione, chiaramente,
ma una movimentazione che poi avviene senza oscillazione. Questo avviene chiaramente anche quando andiamo a fermare il carico. E questo può incrementare di molto le prestazioni del sistema. Questo chiaramente viene poi anche implementato sia su dei setup sperimentali, in questo caso con un carro ponte con addirittura due carichi puntiformi, il che rende la movimentazione ancora più difficoltosa perché ci sono due oscillazioni differenti, due modi di oscillare differenti, ma chiaramente questa soluzione, come ho detto prima, deve anche raggiungere la maturità industriale. Questo è stato fatto in collaborazione con Jefran, implementando appunto questa soluzione come filtro sui loro drive per il controllo di queste tipologie di sistemi, sempre nell'ambito appunto del progetto europeo IMEC. Adesso è una soluzione che Jefran rende disponibile sui suoi drive, quindi un output pratico, diciamo, immediato. Un altro problema possibile è ancora quello della taratura dei parametri di controllo, un problema tipico, al variare delle condizioni di lavoro del sistema. Lo stesso sistema, se utilizzato con carichi o in condizioni differenti, ha necessità di avere dei parametri di controllo anche molto diversi tra loro per ottimizzare le performance. Come trovo questi parametri? Questo è vero anche, peraltro, quando io vado a fare il commissioning di una macchina nuova. Quando la installo non so che parametri di controllo mettere. Ci sono diverse tecniche che però devono essere appunto fornite come delle soluzioni a livello industriale, quindi devono essere codificate il linguaggio dello standard industriale. E le tecniche di autotaratura si basano, se vogliamo dare un'occhiata proprio da sopra, senza scendere nel dettaglio, si basano sull'eccitazione del sistema, dando in ingresso una certa quantità, che per sistemi meccatronici è tipicamente la coppia dei motori, e andando a analizzare quello che ottengo eccitando il sistema, quindi banalmente la velocità o la posizione dei punti interessanti del mio sistema. Da questo posso ricavare poi, tramite l'analisi in frequenza, un modello del sistema, tipicamente con equazioni differenziali o appunto la stessa cosa per delle funzioni di trasferimento per il sistema, e andando appunto ad analizzare dei punti interessanti che sono individuabili, ad esempio come le frequenze di risonanza del sistema, per andare a posizionare dei filtri. Una volta che io ho il sistema sotto forma di modello matematico, posso in forma parametrica, analitica, o anche utilizzando degli algoritmi di ottimizzazione, andando a calcolarmi i parametri del controllo, inclusi anche eventualmente parametri sui filtri, che mi permettono di ottenere delle prestazioni che sono quelle richieste. Io inserisco le prestazioni richieste in un'interfaccia e in modo analitico posso andare a calcolarmi i parametri del controllo che mi garantiscono queste prestazioni. Tutte queste soluzioni sono state trovate e implementate utilizzando un modello che spiego qua molto brevemente, ma non è assolutamente nulla di nuovo, che è quello il paradigma della prototipazione rapida. Prototipazione rapida che per noi ha voluto dire praticamente tre step. Il primo, che è quello del model in the loop, è quello sostanzialmente dove si verifica che la soluzione implementata in simulazione, quindi può essere su un sistema di simulazione come Simulink o Amisim di Siemens, abbia un senso. Quindi si simula sia la soluzione di controllo che effettivamente il plant, l'applicazione, sullo stesso software o su due software che parlano tra loro in cosimulazione, e si verifica che tutto funzioni nella maniera corretta. Il passo successivo è chiaramente quello di andare a implementare la soluzione, tipicamente perché quello che vogliamo fare è con un linguaggio dello standard industriale, implementarla direttamente sul processore,
dell'hardware, di un hardware di estrazione industriale, e verificare che quando parla con un plant simulato, le logiche siano le stesse di quelle che abbiamo simulato con il model in the loop. L'ultimo step è quello dell'hardware in the loop. Con l'hardware in the loop implementiamo tutto, sia il sistema di controllo, la soluzione, sia il plant su hardware di tipo industriale, e verifichiamo che simulando il plant la soluzione funzioni esattamente come vogliamo noi. Questo, una volta avendo seguito tutti questi step della prototipazione rapida, si è sufficientemente convinti che, una volta andati a implementare la soluzione sul plant reale, la soluzione funzioni in maniera corretta con una piccola dose di parametrizzazione e nient'altro. Questo approccio permette inoltre di modellizzare applicazioni molto differenti tra loro, il che rende appunto queste le soluzioni che abbiamo trovato, implementato e fornito su delle librerie sviluppate in linguaggio dello standard industriale, che poi effettivamente è l'output principale del mio dottorato, siano effettivamente delle soluzioni modulari e flessibili. Cosa vuol dire? Che modulare, lo standard industriale lo legge, lo accetta un qualsiasi controllore PLC di standard industriale, e sono molto modulari e flessibili perché sono soluzioni pensate per essere semplicemente parametrizzate e non modificate. Vuol dire che prendo le inerzie del mio sistema meccatronico, eventualmente i vincoli interni di velocità, coppia o posizioni, inserisco questi parametri e la soluzione funziona indipendentemente dall'applicazione specifica sulla quale vado ad applicarla. Visto che vi ho presentato come sono arrivato al dottorato, ci tenevo anche a presentarvi dove sono finito poi, perché il dottorato l'ho concluso a novembre 2020, e adesso sto collaborando con la Tecnox SRL, che è uno spin-off dell'Università degli Studi di Brescia, che si occupa di design, prototipazione e sviluppo di soluzioni sia meccaniche che meccatroniche in diversi ambiti applicativi. Quindi, se volete, fate un salto sul sito, e resto a disposizione per domande. Ho concluso, grazie. Grazie Marco, io ho una piccolissima curiosità, complimenti, grazie, è molto bello quello che hai presentato. Ho una piccolissima curiosità che riguarda che tipo di software hai usato per i modelli, e se è liberamente disponibile per le aziende, se insomma qualche dettaglio in più sulla parte operativa dell'implementazione, sì. Quanto è stata una cosa usando del software già disponibile che hai dovuto adattare, quanto invece è stato... Ok, allora per la parte software, allora, il software di modellizzazione mi sono basato principalmente nella modellizzazione su Simulink di MathWorks con MATLAB, che non è un software free, però c'è la licenza universitaria per la ricerca, quindi abbiamo usato chiaramente quello, che è un software molto valido. Per un'altra parte di modellizzazione ci siamo invece appoggiati su Amesim, che è un software proprietario di Siemens, perché Siemens era partner del progetto europeo IMEC, e quindi abbiamo avuto una licenza per utilizzare questo tipo di software. Questo software di Siemens, Amesim, può essere poi fatto interagire in maniera abbastanza semplice in cosimulazione con Simulink. Quindi quello che abbiamo fatto è creare i modelli dei vari plant, come ad esempio, che poi erano i use cases e i pilots per il progetto europeo, li abbiamo creati con Amesim. E abbiamo sviluppato poi le tecniche di controllo in ambiente Simulink. Questo per tenere proprio separate nella simulazione la parte di controllo con la parte di simulazione del plant. Poi per quanto riguarda
la programmazione in linguaggio dello standard industriale ne simuli, quindi tanto meno AMSIN che non è fatto per quello, permettono di autogenerare codice in standard industriale, ma hanno altri autocoder per ad esempio C, e quindi abbiamo dovuto fare tutto manualmente, però lì ci siamo appoggiati appunto a JFRAN, che aveva interesse a avere queste soluzioni già implementate, non solo come delle soluzioni diciamo simulate, ma già delle function block e delle librerie implementate nei linguaggi dello standard industriale appunto. E quindi abbiamo usato i software proprietari JFRAN. Quindi di free non abbiamo usato niente praticamente. Grazie mille. Ok, vedo collegata l'ingegnere Cristina Nuzzi. Passiamo la parola a lei. Ok. Vedete? Sì. Ok, perfetto. Ecco, buon pomeriggio a tutti. Io appunto sono Cristina Nuzzi, vi ho lasciato anche la mail nella prima slide se voleste contattarmi, visto che ne parlavamo prima. Ecco, anch'io come Marco ho preso il dottorato a dicembre, abbiamo discusso a dicembre insieme, quindi abbiamo ufficialmente finito all'inizio di novembre praticamente. Io attualmente, mi presento anch'io brevemente, sono parte del gruppo di misure meccaniche termiche del Dipartimento di Meccanica Industriale, sempre di Ingegneria qui a Brescia. Mi occupo in particolare di robotica collaborativa, collaborazione uomo-robot, sistemi di visione sia come applicazioni che come strumenti di misura e misurazioni varie, e utilizzando anche tecniche di machine e deep learning. Ecco, la motivazione del mio progetto sta nel paradigma dell'industria 4.0, di cui sicuramente avrete già sentito parlare tutti a IOSA. Questo paradigma ultimamente, durante gli anni, è passato da essere più un'idea, come era all'inizio, a creare e identificare delle vere e proprie linee di ricerca, delle vere e proprie branche tecnologiche di sviluppo per poter mandare in avanti lo sviluppo tecnologico delle industrie, quindi spingere verso la rivoluzione industriale 4.0. In particolare io mi sono concentrata sulla tematica della robotica, in particolare robotica collaborativa, che è uno dei temi abbastanza caldi del paradigma. Una delle cose che vengono specificate appunto nel paradigma è l'obiettivo della creazione di sistemi cyberfisici, cioè dei dispositivi che siano sia fisici ma anche digitali, interconnessi in modo smart fra di loro. Quindi si tratta effettivamente di avere un dispositivo fisico, che potrebbe essere ad esempio un manipolatore robotico, ma in generale una macchina, dotata poi di intelligenza a bordo. Questo le permetterebbe di avere una certa autonomia nell'esecuzione dei task e delle operazioni che appunto deve eseguire. Combinando più sistemi cyberfisici è possibile creare dei sistemi produttivi cyberfisici, cioè delle intere linee produttive che siano intelligenti e autonome, in modo tale da poter spingere verso la cooperazione tra questi sistemi. In questo senso però l'operatore umano non deve scomparire dalla linea produttiva, anzi deve integrarsi meglio con essa. In particolare è ancora fondamentale la sua presenza e la sua conoscenza nella fase di programmazione del robot. Qui volevo brevemente presentarvi quali sono i tipi di robot che attualmente vengono usati in azienda. Quelli che più largamente sono adoperati sono i robot industriali, qui c'è un esempio in questa immagine, sono grandi, veloci e abbastanza potenti da sollevare anche oggetti molto molto pesanti, ad esempio vengono usati in larga misura nell'ambiente dell'automotive. Per questo motivo però non hanno conoscenza del loro ambiente, vengono quindi programmati specificatamente per compiere in modo ripetitivo il loro task, e quindi è necessario metterli all'interno di celle di sicurezza, come ad esempio vedete qui la barriera gialla. Questo serve per proteggere gli operatori umani che lavorano nella linea di produzione da eventuali contatti accidentali.
che però se si tratta di un robot grosso così e che si muove anche abbastanza velocemente, significa che muori. Il secondo tipo di robot che è stato introdotto con in realtà il paradigma 4.0 e la robotica collaborativa è proprio il cobot. Si tratta quindi di un robot un po' più piccolo, dotato spesso di una protezione morbida, di una copertura morbida esterna, in modo tale da poter ammorbidire un po' i contatti se dovessero esserci con gli operatori, e spesso sono anche dotati di sensori di prossimità o comunque altro tipo di sensori, ad esempio anche videocamere, per conoscere almeno in parte l'ambiente in cui si muovono e quindi evitare eventuali collisioni. Proprio perché sono piccoli, hanno quindi velocità e coppie contenute, quindi non possono in realtà svolgere tutti i tipi di task che svolgono anche i loro fratelli più grandi, diciamo, i robot industriali, quindi possono svolgere solamente operazioni ridotte, più piccole, come ad esempio la palettizzazione, l'assemblaggio di pezzi e in generale applicazioni di supporto all'operatore. La fase di programmazione del robot, come abbiamo detto, è quella dove ancora l'utente è fondamentale, perché purtroppo le macchine ancora non sono in grado di capire da sole cosa devono fare, bisogna dirglielo. Come glielo diciamo, ci sono due grossi metodi per dirglielo, che raggruppano tutta una serie di metodi di programmazione. Qui vi ho presentato il metodo principale, che è quello utilizzato principalmente da appunto i robot collaborativi. Si tratta di una programmazione di tipo online, cioè durante questa fase di programmazione il robot viene attivamente usato durante la programmazione, quindi non può fare altro. Ce ne sono di due tipi, qui vengono ripartiti due esempi, la manual guidance, cioè il robot viene spostato fisicamente dall'operatore lungo una certa traiettoria, quindi gli viene insegnato cosa deve riprodurre. Oppure la programmazione tramite TeachPennant, quindi attraverso questo tablet, come vedete nella seconda immagine, l'utente crea il programma a seconda del linguaggio specifico del produttore del robot, quindi potrebbe essere a blocchi, potrebbe essere con delle piccole funzioncine, potrebbe essere un linguaggio grafico, dipende appunto dal robot e dal produttore. Il secondo tipo, che è quello che alle aziende piace un po' di più, è il metodo offline, che quindi permette all'operatore di ricreare la linea produttiva in ambiente simulato e non stoppare la produzione mentre lui ricrea il programma, proprio perché lo fa in un ambiente simulato, quindi è possibile anche simulare gli ingombri, simulare eventuali collaborazioni con altre macchine. Questo ovviamente però richiede anche molto tempo per poter ideare una nuova linea, un nuovo layout di linea, ecco. Quindi, come abbiamo visto, la fase di programmazione non è semplice, anche perché l'utente che se ne occupa non può essere qualsiasi, deve essere comunque un esperto di robotica che abbia conoscenza anche nella programmazione sia tradizionale che in quella specifica del robot o del software di programmazione utilizzato. Questo perché appunto ogni produttore idea un po' il suo controllore come vuole, quindi il suo software come vuole, e ovviamente tutti questi sistemi non si parlano fra di loro, sono tutti diversi, e quindi capita molto spesso che magari in azienda ci siano robot di marche differenti e quindi l'utente che li programma deve sapere come funzionano tutti quanti. Quindi è chiaro che questa è un'operazione lunga e stressante, che richiede veramente molto impegno e va in realtà abbastanza contro quello che è uno dei punti focali dell'industria 4.0, che appunto spinge verso la flessibilità in modo tale da poter avere linee produttive flessibili e customizzabili a seconda delle esigenze della clientela. Quindi, dopo questo lunghissimo preambolo, finalmente vi posso presentare quali sono stati gli obiettivi della mia tesi, che sostanzialmente erano due. Io ho voluto basare la mia tesi sullo sviluppo di un metodo di comunicazione fra umani e robot. Questo perché, come abbiamo visto, al momento ancora i sistemi fra di loro sono troppo diversi e non si parlano, per cui davvero è richiesto all'utente una conoscenza molto vasta sulle varie tecniche di programmazione e linguaggi specifici. Non c'è un sistema che sia uniforme per tutti. E il secondo è proprio l'ideazione, quindi, di una programmazione smart. In particolare, poi, ho voluto pensare a un metodo intuitivo che fosse innovativo anche, quindi non solamente un linguaggio di programmazione tradizionale, quindi scritto, grafico, quello che è, ma pensando proprio alla comunicazione vera, perché al momento i robot, anche se si chiamano collaborativi non sono, perché le aziende spesso comprano un robot collaborativo giusto per, e poi in realtà lo utilizzano come se fosse un robot industriale, cioè gli fanno fare le stesse identiche cose, lo programmano e poi ce lo si dimentica. Effettivamente non c'è una vera collaborazione nel senso del termine.
Questo anche perché le due parti non comunicano e quindi ho voluto concentrare molto la mia tesi sulla parte relativa appunto alla comunicazione. Che cosa ho fatto quindi? Prima di tutto ho ideato un nuovo tipo di stazione lavorativa che ho chiamato metacollaborativa, cioè un tipo di stazione che sta a metà fra quella industriale, completamente industriale, che dove sono presenti solamente robot o comunque macchine, e quella collaborativa appunto, e che in questo caso può quindi integrare sia robot industriali sia robot collaborativi usando barriere fisiche virtuali a seconda del robot nel pieno rispetto delle normative, e in particolare in questo tipo di stazioni c'è davvero comunicazione fra le parti perché si può utilizzare un sistema di comunicazione che sia lo stesso per uniformare un po' il tutto. Cosa ho sviluppato nella pratica? Ho sviluppato una prima versione di un software open source che ho chiamato Meguru, che è un bellissimo acronimo, che sta per Meta Collaborative Gesture Based Robot Program Builder, cioè un sistema per la programmazione del robot basato su gesti e per le stazioni metacollaborative, appunto. Non vi tedio troppo con la parte tecnica. Qui vedete un piccolo layout di come funziona idealmente Meguru. Io l'ho basato su ROS, che è un sistema open source che funziona su macchine Linux e che permette di astrarre e semplificare molto la comunicazione con i robot. Quindi si occupa ROS della comunicazione a basso livello, mentre l'utente può programmare in livelli più avanzati, con linguaggi di programmazione più avanzati. In particolare permette di creare dei nodi, cioè delle routine che incapsulano un programma, e in questo modo è quindi possibile lanciare più programmi in esecuzione in parallelo. Questi nodi comunicano fra di loro scrivendo e leggendo su e da appositi topic, che sono quelli in grigio che vedete. Io ho creato due nodi, il primo è quello della macchina stati, che ho ideato appositamente per realizzare le stesse funzioni più o meno che sono presenti anche nei teach pendant industriali, quindi ad esempio la fase di programmazione, la modalità jog e così via. E poi un secondo nodo, che è quello che si occupa del riconoscimento dei gesti. In questo caso viene eseguito tramite un modello che ho allenato io utilizzando TensorFlow. Quindi a seconda della richiesta della macchina stati, il nodo di riconoscimento gesti si attiva e analizza il gesto che viene eseguito davanti alla telecamera e viene, una volta riconosciuto e filtrato, viene mandato in risposta alla macchina stati. Una volta che il programma viene completato, viene poi mandato al robot, e la sua posizione in tempo reale viene monitorata per poter conoscere il momento in cui raggiungerà la fine della traiettoria inviata. Allora, io ho basato, come dicevo, la gran parte del mio lavoro sull'analisi della collaborazione e della comunicazione, per cui per realizzare una vera e propria collaborazione fra le parti bisogna pensare a come lo fanno, a come comunicano le persone coinvolte in un gruppo di umani. Quindi si parlano, oppure si parlano con dei gesti, in qualsiasi modo comunicano, insomma. Noi lo facciamo in modo molto più intuitivo con la voce, quindi il linguaggio per gli umani è la cosa più intuitiva e veloce da utilizzare. Il problema è che la tecnologia dietro al riconoscimento vocale non è così semplice da applicare, soprattutto in ambienti industriali che sono molto molto rumorosi, e quindi introducono dei disturbi ambientali veramente pesanti che rendono praticamente inutilizzabili questi software. Inoltre il riconoscimento vocale dipende dalla lingua natia, quindi c'è un modello diverso a seconda del fatto che si stia cercando di riconoscere linguaggio italiano, linguaggio inglese, greco, giapponese, eccetera. E ovviamente i modelli più performanti sono quelli in lingua inglese perché ci sono molti più dati, mentre in altre lingue non sono così performanti. Oltretutto dipendono moltissimo da come viene pronunciata la frase, la parola, per cui ad esempio se sono presenti difetti di pronuncia o anche accenti anche lievi potrebbero inficiare il riconoscimento. Per cui ho deciso di scartare questo tipo di metodo di comunicazione, mi sono basata invece su quello a gesti, che è comunque abbastanza intuitivo per gli umani, ma ha il grosso vantaggio di essere indipendente dalla lingua natia, perché è sufficiente accoppiare al gesto un significato. E questa è una cosa che si può fare a prescindere dalla lingua dell'operatore, perché gli basta fornirgli una specie di dizionario, e una volta che questo è chiaro, è univoco.
Inoltre, la tecnologia che sta dietro al riconoscimento dei gesti, questo è un ambito molto florido dal punto di vista della ricerca, per cui ci sono davvero moltissimi modelli, moltissime strutture disponibili anche in modo open source, per cui ho deciso di basarmi appunto su questo tipo di comunicazione. In particolare, guardando su un attimo il tipo di gesto che si può avere, abbiamo gesti dinamici, che sono ad esempio quelli che sono presenti nel linguaggio dei segni che utilizzano le persone sordomute. Sono dei gesti che sono caratterizzati dal cambiamento nel tempo, dal movimento, quindi sono complessi da interpretare, ma questo anche perché, proprio perché si muove la mano, il gesto è dinamico appunto, può comunicare anche dei significati molto complessi. Questo però introduce la complessità eccessiva appunto dell'esecuzione appunto. Se l'utente esegue il gesto in modo un po' diverso da come è abituato a vedere il sistema, potrebbe inficiare il riconoscimento, anche se comunque questo tipo di gesto è un po' più naturale. Gli altri tipi di gesti sono invece gesti statici, cioè gesti che non cambiano nel tempo, ad esempio il gesto della mano aperta. È possibile attribuire il significato, ad esempio, stop, fermati, e non cambia nel tempo. Sono quindi molto semplici da riconoscere e dipendono abbastanza poco da come vengono eseguiti dall'utente, anche se però per noi esseri umani è un po' meno naturale eseguire dei gesti stando molto fermi. Io comunque ho deciso di utilizzare il secondo tipo, quindi il gesto statico, proprio per aumentare la robustezza del sistema e alleggerire un po' il carico computazionale del modello utilizzato. Io ho utilizzato, come vi dicevo, un modello di riconoscimento basato su sistemi di visione, quindi il gesto viene rappresentato all'interno di un'immagine che viene mandata in pasto a questo modello di rete neurale e in uscita viene prodotto il tipo di gesto, ad esempio il gesto start. Non sto a parlarvene troppo nel dettaglio, anche perché staremo qui 3 ore, però giusto per spiegarvi brevemente come funzionano questi modelli, a partire da un'immagine vengono analizzati tutti i pixel e livello dopo livello vengono comprese all'interno della rete una serie di informazioni, partendo da quelle più semplici, come ad esempio il colore o i contorni, gli spigoli e così via, fino a informazioni molto più complesse, come ad esempio i pattern o le texture. Alla fine viene quindi creato un vettore di probabilità che rappresenta quanto la rete è sicura che l'oggetto rappresentato nell'immagine appartenga a una certa classe. Quindi, ad esempio, in questo caso la probabilità che la rete abbia identificato una macchina all'interno dell'immagine è la più alta fra tutte quelle proposte. In particolare ho utilizzato un object detector, cioè sempre un modello basato sulle reti neurali, ma che svolge 2 compiti. Il primo è quello di identificare nell'immagine la posizione degli oggetti di interesse, in questo caso le mani, e poi classifica all'interno di queste aree l'oggetto che vi è contenuto. Quindi crea proprio una specie di box che include l'oggetto e poi ne classifica la tipologia. Ok, i gesti che ho sviluppato sono qui rappresentati, sono 15 tipologie. Abbiamo nelle prime 2 righe i gesti numerici, semplicemente dall'1 al 5 si aumenta un dito, mentre dal 6 al 9 si toglie un dito. Ovviamente lo 0 è rappresentato da nessun dito aperto. L'ultima riga rappresenta invece dei gesti, diciamo, di servizio, di utility. In particolare il gesto L è un gesto direzionale, per cui io qui ho messo solamente l'immagine con il palo, ma ovviamente c'è anche quella con il dorso per rappresentare l'altra direzione. E infine abbiamo 3 gesti eseguiti con entrambe le mani. Tutti questi gesti, tranne gli ultimi 3, sono eseguiti utilizzando sia la destra che la sinistra indifferentemente. Ovviamente queste sono classi diverse, varianti diverse, per cui abbiamo in totale 29 classi che il modello deve apprendere deve riuscire a distinguere, ecco. Ok, il linguaggio io l'ho ideato pensando a come funziona la nostra lingua, quindi noi utilizziamo le parole per comporre delle frasi, in questo caso le nostre parole sono i gesti singoli a singola mano, mentre le nostre frasi sono i comandi e sono composti utilizzando entrambe le mani contemporaneamente. Ho ideato 2 tipi di comando,
statico e parametrico. Il comando statico ha sempre la stessa struttura e lo stesso significato, quindi ad esempio il gesto di conferma, il comando di conferma è sempre fatto con i palmi chiusi verso la telecamera, mentre i gesti parametrici, i comandi parametrici hanno la stessa struttura ma cambiano il significato a seconda del tipo di gesto che viene utilizzato. Questo è il caso ad esempio dei gesti numerici, perché per comporre, a seconda del numero che si vuole comporre, si utilizzano dei simboli diversi, però rimane la struttura la stessa, quindi le decine a sinistra e le unità a destra. Ho tolto tutti i risultati perché non ci stavo i 20 minuti, però vi volevo far vedere gli esperimenti brevemente che ho fatto. Ecco, ne ho fatti due per testare la validità del sistema, in particolare questo durante la Meet Me Tonight, che era l'evento appunto dedicato alla notte dei ricercatori. In questo caso le persone coinvolte non avevano un background tecnico, quindi erano anche molto spesso studenti. E l'obiettivo di questa sperimentazione era fargli provare la demo, ma in particolare il linguaggio gesti, per capire se anche persone non tecniche, non addette ai lavori, diciamo, trovassero questo linguaggio intuitivo e facile da usare, e anche per capire se lo trovassero difficile da imparare, che sono due cose diverse da analizzare. Io ho cercato di analizzare queste informazioni usando sia un'analisi quantitativa che qualitativa, quindi ho sottoposto a tutte le persone che hanno partecipato all'esperimento un questionario per estrarne quindi informazioni relative alla loro user experience. E dopodiché ho anche analizzato i loro tempi di risposta per capire quanto velocemente si adattassero al sistema. Questo perché per il sistema di richiesta di risposta che vi ho spiegato all'inizio, intercorre un certo tempo fra il momento in cui la macchina statica chiede all'utente ok, dammi un gesto, e quando gli arriva il gesto corretto da parte dell'utente. Quindi rappresenta quanto l'utente è sgamato in un certo senso nel fare il gesto, ma anche rappresenta quanto il sistema è in grado di riconoscere velocemente i gesti. Il secondo esperimento l'ho fatto in collaborazione con il CNR di Milano, in questo caso l'obiettivo era fare un paragone fra due diversi metodi di programmazione, quindi Meguro ma e il tradizionale metodo con il Teach Pendant. L'obiettivo era lo stesso, cioè quello di montare una caffettiera molto semplice. Tutte le persone coinvolte erano ingegneri, quindi comunque con un background tecnico e con una certa esperienza in robotica, e hanno fatto entrambi gli esperimenti. Ognuno ha fatto entrambi gli esperimenti. Anche in questo caso sono stati presi informazioni relative a questionari di user experience e tempi di programmazione complessiva. Non vi mostro i risultati, ma se siete curiosi vi lascio in fondo i riferimenti degli articoli che sono stati pubblicati su queste ricerche. E comunque il risultato che, nonostante per gli ingegneri sia forse un po' più semplice adattarsi a sistemi come il Teach Pendant, visto che sono programmati effettivamente, è una cosa a cui siamo già abituati, in realtà non è stato difficile per loro apprendere come utilizzare Meguro, perché già dopo una o due volte era chiaro quale fosse il significato legato ai vari comandi. Bisognava solo prendere dimestichezza col sistema. Questo però aveva il grosso vantaggio di lasciare, diciamo, libero l'operatore durante la fase di programmazione, mentre con il Teach Pendant, come si vedeva nel video, è necessario costantemente tenere il Teach Pendant attivo, che non pesa poco. Questo era robot che pesava 10 kg, il Teach Pendant pesava secondo me un chiletto, e quindi forzava l'utente a muovere il robot con una sola mano. Questa era una cosa non semplice per alcune posizioni. Per concludere, una delle cose fondamentali, delle caratteristiche fondamentali che ho aggiunto nello sviluppo di Meguro è la modularità, per cui è possibile espandere le funzionalità creando dei piccoli moduli che possono funzionare sia da soli, ma anche connettendoli al sistema principale di Meguro. Io ne ho creato uno durante proprio i miei ultimi mesi di dottorato, che ho chiamato Hands-Free, che è un modulo che permette di realizzare la teleoperazione dell'end-effector, quindi sempre utilizzando le mani è possibile guidare il robot in alcune posizioni. Qui vedete, anche qui non vado troppo nel dettaglio, vedete un video del funzionamento,
In questo caso lo scheletro della mano viene estratto utilizzando sempre una rete neurale, in questo caso che non ho fatto io, si chiama Open Pose, e viene estratto l'indice, la posizione dell'indice in pixel, e grazie a una serie di calibrazioni fatte a priori per creare una corrispondenza fra i due workspace, orizzontale verde e verticale del robot, è possibile quindi convertire la posizione in pixel in quella effettiva del robot. Come vedete, il tempo di inferenza è molto basso e il sistema funziona in real time. Ecco, qui vi lascio i riferimenti. Ecco, una cosa che non ho detto è che, cioè ho solo accennato, è che il modello che ho realizzato di Object Detector, che ho fatto vedere all'inizio, ho preso un modello già fatto, in realtà già allenato, ma sul quale ho effettuato una procedura di fine tuning, cioè una procedura che permette di tenere bloccato il modello tranne gli ultimi livelli e allenare solo quelli, in modo tale da avere già un modello molto performante, molto vicino alla convergenza, ma allenato su altro, e poi allenarlo su dati nuovi. Per cui ho dovuto creare tutto un dataset intero, che non ho attivato le slide perché temevo di non starci in 20 minuti, però ecco, il dataset l'ho pubblicato recentemente, per cui se per caso qualcuno di voi facesse ricerca in robotica e volesse utilizzarlo, ecco, è pubblico. Grazie mille per l'attenzione e sono disponibile a domande se avete qualche curiosità. Ok, non vedo nessuna domanda, quindi passerei al prossimo dottorando, l'ingegnere Mattia Serpelloni. Buongiorno. Ciao Mattia. Sì. Buongiorno. Vediamo se riuscite a vedere il mio schermo. Sì. Ok. No, non riesco a... Ok. Non so come mai mi esclude. Dovrebbe essere. Vedete anche il mio cursore? Sì. Ok, perfetto. Allora posso iniziare. Perfetto, prego. Grazie. Buongiorno a tutti, io appunto sono Mattia Serpelloni, anzitutto grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui a presentare il mio lavoro di ricerca. Oggi vi mostrerò una sintesi dei risultati che ho ottenuto durante il mio dottorato. Nello specifico vi parlerò del contributo che la meccanica cellulare, nello specifico la meccanica, il comportamento meccanico di, lo studio del comportamento meccanico di singole cellule endoteliali può dare alla ricerca sull'angiogenesi. Quindi inizieremo, ho pensato di suddividere la presentazione in 5 parti fondamentali. Inizieremo col chiederci che cos'è la meccanobiologia, vedremo come questa è una disciplina che sta all'interfaccia tra la biologia e la meccanica. Introdurremo poi una serie di nozioni di base di biologia che ci serviranno per comprendere quelle che sono le evidenze sperimentali che sorgono dagli esperimenti in vitro atti a descrivere l'angiogenesi a livello cellulare. Passeremo poi alla formulazione del modello multifisico, quindi un modello matematico che ci consentirà di identificare quelle che sono le leggi fisiche che regolano la fenomenologia osservata nella fase sperimentale. Dopodiché, attraverso simulazioni numeriche, cercheremo di comprendere come la coprogettazione dei risultati sperimentali numerici possa fornire ai biologi degli strumenti alternativi per osservare la realtà biologica, che è molto complessa. Infine, vi mostrerò alcuni sviluppi futuri possibili e le conclusioni. Quindi, che cos'è la meccanobiologia? Quindi la meccanobiologia è anzitutto un campo emergente della scienza della materia vivente. È quindi una disciplina che nasce dalla constatazione di come le forze meccaniche e i cambiamenti nelle proprietà meccaniche delle cellule, che in generale possono essere anche indotti non da impulsi strettamente meccanici, possono contribuire a governare e a mantenere la struttura dei tessuti sia in condizioni fisiologiche che in condizioni patologiche. Quindi quello che vorrei che fosse chiaro è che nella vita di tutti i giorni, all'interno del nostro organismo, alla scala cellulare, le nostre cellule interagiscono con il loro ambiente extracellulare attraverso interazioni, comportamenti o scambi di forze che sono anche tipicamente meccaniche. Quindi qui, mentre sto parlando, vi mostro un filmato che mostra ciò che accade all'interno di un vaso sanguigno. Qui vediamo il trasporto di alcuni leucociti da parte del flusso sanguigno e qui possiamo osservare alcune interazioni che sono tipicamente meccaniche, come per esempio l'interazione fra fluido
struttura in cui il fluido sanguigno, la struttura possono essere le singole cellule piuttosto che le pareti del vaso sanguigno, oppure altre interazioni di contatto come le cellule che aderiscono alle pareti di un vaso sanguigno, piuttosto che ulteriori interazioni complesse che alcune cellule hanno durante la loro migrazione, durante le quali scambiano complessi stimoli meccanici. Quindi quello che vorrei che fosse chiaro in questa prima slide è che la meccanobiologia è proprio quella disciplina che si occupa di capire, comprendere e quantificare il contributo della meccanica cellulare in determinati processi biologici. Quindi per definizione direi proprio che la meccanobiologia è una disciplina che sta all'interfaccia tra la biologia e la meccanica. Per tale ragione io faccio parte di un gruppo che è multidisciplinare, composto da ingegneri guidati dal professor Alberto Salvadori e da biologhe guidate dalla professoressa Mitola, e quindi l'interdisciplinarietà è stata appunto una caratteristica principale del mio percorso nel dottorato. Quindi questo mi ha permesso di seguire un percorso formativo che mirasse nel crearmi un background capace di interagire con competenze in ciascuna materia del quadro multidisciplinare, ma che mi permettesse anche di adottare una metodologia scientifica che fosse interdisciplinare, quindi di mettere in un certo senso in prospettiva quelle che erano le mie competenze ingegneristiche in un quadro scientifico più ampio. Quindi quello che vogliamo fare noi ingegneri in questo gruppo di meccanobiologia è quello di costruire e fornire dei modelli matematici che siano in grado di descrivere e interpretare i modelli sperimentali costruiti dal gruppo di biologhe con cui collaboriamo. In particolare noi siamo interessati, perché siamo interessati a costruire questi modelli? Beh, perché la realtà sperimentale osservata dai biologi molto spesso è complessa, e avere a disposizione un modello matematico capace di interpretare la realtà e qualche volta anche prevederla potrebbe essere utile, uno strumento comunque aggiuntivo per comprendere quello che si osserva. Come gruppo di meccanobiologia abbiamo un progetto a lungo termine che è quello di costruire una serie di modelli multifisici che siano in grado di descrivere le fasi principali del processo di metastasi di un tumore, quindi un processo patologico che vede la crescita e lo sviluppo di un tumore solido, il distacco di cellule cancerose e la loro migrazione attraverso i vasi sanguigni. Qui vi mostro nel frattempo la fase di intravasazione di una cellula tumorale. La loro conseguente migrazione e circolazione nel vaso, l'estravasazione e infine la generazione di tumori secondari. Quindi la ragione di questo è che la metastasi e la metastatizzazione è causa ancora di circa il 90% di tutti i decessi per cancro, e purtroppo le basi molecolari della disseminazione metastatica e della crescita tumorale non sono ancora ben comprese. Quindi nello specifico, negli ultimi 3 anni del mio dottorato, io mi sono occupato dal punto di vista biologico dell'angiogenesi tumorale, che gioca un ruolo molto importante nelle primissime fasi della metastasi di un tumore. Questo fenomeno patologico è sostanzialmente la nascita e la crescita di nuovi vasi sanguigni da quelli già esistenti, indotta dalla presenza di un tumore solido. Quindi quello che sta succedendo è che il tumore raggiunge una dimensione critica, che quando la raggiunge appunto non è più capace di scambiare nutrienti e materiale di scarto con l'ambiente circostante. Questo induce nelle cellule cancerose, in questo ammasso, uno stato di ipossia, conseguente al quale viene rilasciato da queste cellule i cosiddetti fattori di crescita o ligandi, che stimolano la crescita di nuovi vasi e quindi la sopravvivenza del tumore. Quindi andiamo a vedere nello specifico quello che accade a livello, diciamo, molecolare. In questa animazione i ligandi, quindi i fattori di crescita, sono idealizzati da queste caramelline colorate. Quello che accade è che quando i ligandi incontrano dei recettori, quindi delle proteine che stanno sulla membrana cellulare, quindi sulla superficie di cellule endoteliali che ricoprono il vaso sanguigno, interagiscono chimicamente e rilasciano all'interno della cellula endoteliale un segnale intracellulare che equivale al kick-off dell'angiogenesi. Infatti adesso qui attraverso l'animazione vedremo che in seguito a questa interazione ci sarà una segnalazione intracellulare, e macroscopicamente vedremo poi la crescita e lo sviluppo di vasi sanguigni che, diciamo, servono appunto alla massa tumorale per continuare a scambiare materiale di scarto e nutrienti con l'ambiente circostante, qualche volta per far migrare singole cellule e completare il processo di metastatizzazione. Si capisce quindi come sia dal punto di vista biologico che dal punto di vista medico possa essere interessante comprendere e identificare quelle che sono le leggi che governano il reclutamento di questi recettori da parte di ligandi specifici, anche al fine di migliorare possibili approcci farmacologici nei pazienti.
Quindi quello che abbiamo fatto dal punto di vista biologico è stato costruire appunto un modello biologico che qui alla vostra sinistra vi ho idealizzato, in cui ci siamo concentrati su una singola cellula endoteliale, in quanto il processo di angiogenesi è molto complesso e coinvolge numerose cellule, numerose molecole. Noi ci siamo concentrati su una singola cellula endoteliale e abbiamo osservato cosa succedeva ai recettori, nello specifico VEGFR2, quindi il principale modulatore dell'innesco dell'angiogenesi, durante il progressivo accasciamento di questa cellula endoteliale su un substrato arricchito di ligandi, che per noi saranno ghrelin e saranno anche immobilizzati nel substrato. Quindi una serie di esperimenti in vitro sono stati costruiti, in cui essenzialmente il recettore VEGFR2 è stato fuso con una proteina fluorescente. Questo ha permesso alle biologhe di comprendere, osservare e dimostrare biologicamente che VEGFR2 venisse effettivamente reclutato da ghrelin e venisse reclutato nella parte basale della cellula, quindi quella parte della cellula che ha contatto con il substrato. E quindi abbiamo anche dimostrato il fatto che potenzialmente questa interazione innesca lo stimolo angiogenico. Dal punto di vista numerico possiamo osservare dei risultati di questi esperimenti, possiamo osservare questo grafico in cui la curva in verde rappresenta la curva di evoluzione nel tempo di reclutamento del VEGFR2 nella parte basale della cellula, che ci mostra come l'intensità appunto di fluorescenza cresce nel passare del tempo, dimostrare il fatto che i recettori si stanno spostando nella porzione della membrana cellulare in cui sono a contatto con i ligandi. Quindi quello che vogliamo fare ora dal punto di vista ingegneristico è cercare di provvedere alla costruzione di un modello matematico che ci consenta di costruire un esperimento in silico che sostanzialmente replichi questo esperimento in vitro di cui stiamo discutendo. Quindi quello che faremo è studiare l'angiogenesi a livello cellulare mediante un modello che prima di tutto tenga conto dell'interazione chimica fra i ligandi e i recettori, che tenga conto della diffusione dei recettori sulla membrana cellulare e della deformazione meccanica della cellula. Quindi ci concentreremo inizialmente sulle ultime tre fasi del modello biologico che prima abbiamo mostrato, quindi la fase successiva al detachment, lo staccamento della cellula dal vetrino superiore, e quindi la fase di rolling, di adesione e di spreading, tenendo conto di un dato molto importante dal punto di vista della modellazione, ovvero il fatto che sia l'interazione chimica tra ligandi e recettori che la diffusione dei recettori sulla membrana cellulare sono fenomeni che avvengono sul dominio della membrana di una cellula. E invece, per quanto concerne la deformazione meccanica, nel nostro modello sarà tutta concentrata all'interno del volume della cellula. Questo ci ha permesso di costruire e separare le equazioni che governano il fenomeno in questione. Queste sono le equazioni che governano il problema chemodiffusivo sulla membrana cellulare, che derivano sostanzialmente dalle equazioni di bilancio di massa delle singole concentrazioni di proteine, dove le concentrazioni iniziali sono state dedotte da osservazioni sperimentali, nello specifico quella dei recettori dopo aver osservato che la quantità disponibile di VEGFR2 su una cellula endoteliale è di circa 24.000 unità spalmate qui su una superficie di una sfera, quindi di una cellula in sospensione di raggio 10 micron. Invece, per quanto concerne il problema deformativo nel volume della cellula, queste sono le equazioni sostanzialmente che governano il problema, in cui abbiamo le equazioni di quantità di moto, il momento della quantità di moto sia per il citoplasma che per il nucleo, in cui abbiamo assunto entrambi i materiali di tipologia Neo-Hookian, e dove è importante sottolineare il fatto che abbiamo descritto il problema di contatto come un problema di contatto semplice, in cui la meccanica del contatto appunto è senza attrito, con ostacolo rigido e fisso nel tempo. Quindi quello che vogliamo fare adesso da un punto di vista della costruzione di un modello in silico è prendere queste equazioni, sia sul volume che sulla superficie, discretizzarle e implementarle in un software che per noi sarà DL2, ovvero una libreria C++ e open source per elementi finiti, che incorpora tecniche di high performance computing, quindi ci permette sostanzialmente di alleggerire il carico computazionale delle nostre analisi, quindi attraverso per esempio metodi di parallelizzazione dei codici,
E qui vi ricordo ancora una volta il fatto che il raggio iniziale della cellula è stato preso pari a 10 micron e questa è la geometria, la geometria discretizzata della cellula che abbiamo usato nelle nostre analisi, dove in blu abbiamo la tassellazione del nucleo, in rosso la tassellazione del citoplasma. Quindi siamo stati in grado numericamente di riprodurre l'esperimento in vitro di cui prima abbiamo discusso e di cui qui vi richiamo la rappresentazione grafica. Quello che stiamo osservando attraverso invece questo grafico superiormente è l'evoluzione nel tempo della quantità di complessi che si generano, della quantità totale di complessi che si generano sulla membrana cellulare adimensionalizzata e calibrata al fine di sovrapporsi e stimare per sovrapporsi sulla curva sperimentale e stimare questo parametro che è la concentrazione di ligandi che effettivamente è disponibile nel substrato per interagire con i recettori, che è un parametro che sperimentalmente non avevamo a disposizione. Infatti provate a immaginare la complessità di poter determinare quali di questi ligandi possano essere effettivamente orientati correttamente per interagire. Noi abbiamo in qualche modo stimato questo parametro. Quindi vi mostro anche un'animazione delle analisi in cui osserviamo l'evoluzione nel tempo della generazione di complessi nella parte basale della cellula. Osserviamo anche che dopo un certo istante la cellula mantiene la stessa geometria e sostanzialmente il problema è governato dalla diffusività e dalla diffusione dei recettori sulla membrana cellulare. Quindi, grazie alle capacità interpretative del nostro modello, siamo stati anche in grado di identificare quelli che sono tre differenti meccanismi che governano il processo di formazione dei complessi. Un primo meccanismo che dura dagli 0 ai 300 secondi, che è una fase che è governata dal contatto della cellula del substrato più una fase di attachment. Quindi in questa prima fase la cellula va a contatto col substrato, cerca di aderire al substrato e sostanzialmente a causa di questo contatto si formano immediatamente dei complessi che interagiscono naturalmente dovuti all'interazione fra recettori e ligandi. Vediamo come questa fase è stata guidata dalla forza gravitazionale che agisce sulla cellula, che però non influisce molto sulla deformazione meccanica della stessa. Infatti il diametro della superficie di contatto fra la cellula e il substrato è di circa 6.7 micron, che è stato confrontato con risultati sperimentali che hanno detto che hanno in qualche modo confermato la bontà della nostra previsione. Abbiamo dunque anche identificato una seconda fase che in realtà è governata dallo spreading meccanico della cellula, ovvero la cellula in questa fase, grazie alla sua capacità contrattile, aumenta porta maggiore superficie a contatto col substrato, essenzialmente si deforma fino a raggiungere una superficie di contatto con un diametro di circa 40 micron. Vediamo anche che a causa di questo fenomeno di contrattilità della cellula abbiamo un incremento della pendenza della curva di generazione dei complessi e siamo stati anche in grado di stimare quelle che sono le forze che generano questo accasciamento, questo spreading meccanico della cellula, che sono state stimate attorno a 6.2 volte l'intensità della forza di gravità. Infine abbiamo un'ultima fase del processo di formazione dei complessi che è governata principalmente dalla diffusione del VEGFR2 sulla membrana cellulare. Vediamo infatti che la geometria rimane indeformata dai 600 secondi ai 7200 secondi e ciò che governa appunto la formazione dei complessi è il fatto che i recettori sentono un gradiente di concentrazione presente sulla membrana cellulare, quindi tendono a spostarsi dalla parte apicale verso la parte basale della cellula, che è quella in cui sono presenti i ligandi. È interessante inoltre vedere quelle che sono le evoluzioni nel tempo dei ligandi liberi a contatto con la membrana cellulare e dei recettori liberi sulla membrana cellulare. Ancora qui in rosso vediamo le concentrazioni maggiori di queste due proteine che piano piano vengono erose durante l'esperimento. Possiamo anche notare come ci sia una perfetta complementarietà con l'esperimento mostrato, con l'animazione mostrato dell'evoluzione dei complessi.
Infine vorrei mostrarvi quest'ultimo grafico in cui nello specifico stiamo osservando l'evoluzione nel tempo, ciò che accade a ogni singola proteina, quindi l'evoluzione nel tempo di ogni singola proteina che abbiamo coinvolto nei nostri esperimenti numerici, anzi scusate, la quantità totale, l'evoluzione nel tempo della quantità totale di ogni proteina che è coinvolta nei nostri esperimenti. Nello specifico possiamo osservare la completa depressione del recettore sulla membrana cellulare, ma allo stesso tempo un dato importante ci viene fornito da quest'ultima curva, che è la curva in rosso, che è la quantità totale di ligandi, quindi ligandi liberi più ligandi che stanno interagendo con i recettori, perché ci informa che nei primi 300 secondi, quindi durante la fase di adesione, questa si sovrappone perfettamente con la curva dei complessi, quella arancione. Questo significa che in questo frangente di tempo la parte meccanica è trascurabile rispetto al processo chemodiffusivo, che sostanzialmente riesce a occupare tutti i ligandi disponibili a contatto con la superficie cellulare. E invece abbiamo nella seconda fase un incremento della disponibilità di ligandi a contatto con la cellula, con una successiva crescita anche della curva dei complessi, che infine raggiunge, diciamo, un plateau fino al termine dell'esperimento. Quindi, come sviluppi futuri, vi vorrei proporre questi due tipologie di studi, in realtà parte dei quali è contenuta nel mio lavoro di tesi, ho studiato durante il mio dottorato. Quindi la prima è la modellazione delle dinamiche e delle interazioni tra le molecole di adesione e la matrice extracellulare, quindi molecole di adesione come per esempio le integrine, che sono anch'esse dei recettori che stanno sulla membrana cellulare delle cellule endoteliali, tenendo conto anche delle dinamiche del citoscheletro, argomento di cui si sta occupando un mio collega dottorando. Un altro invece applicazione possibile sarebbe quella di usare questi modelli predittivi tentando di descrivere il comportamento di VEGFR2 quando affetto da specifiche tipologie di mutazioni, nello specifico mutazioni che sono esibite in diversi tumori umani, in quanto queste mutazioni forniscono permettono a VEGFR2 di avere comportamenti diversi dal cosiddetto VEGFR2 wild type o comunque tipico. E quindi è interessante vedere come questo possa mutare gli esperimenti in silico e anche in vitro che sono stati fatti. Quindi, concludendo, abbiamo costruito un modello continuo e multifisico che tenga conto del movimento dei recettori sulla membrana cellulare e tenendo conto anche della deformazione meccanica della cellula e dell'affinità chimica tra recettori e ligandi. Le simulazioni numeriche che abbiamo costruito hanno rivelato capacità predittive e interpretative degli esperimenti in vitro qui considerati, determinando quindi una stima della quantità totale di ligandi disponibili nel substrato, ma anche la durata delle fasi di attachment, spreading meccanico e la quantificazione delle forze che le governano. Infine vorrei ringraziare la Fondazione Guido Berlucchi, che mi ha permesso di affrontare un'esperienza all'estero presso l'Università di Cambridge, esperienza che purtroppo si è interrotta prematuramente causa la pandemia di Covid. Infine vorrei menzionare il fatto che di recente il gruppo di meccanobiologia di cui sono membro e due realtà come Antares Vision e Copan hanno dato vita a un centro interdipartimentale per la ricerca internazionale in meccanobiologia. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Mattia Serpelloni. Passiamo adesso la parola all'ingegnere Nicola Zani. Okay, vedete il mio monitor e puntatura? Sì, vediamo sia il monitor, sia la slide che il puntatore. Ok, perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Nicola Zani, faccio parte del gruppo di costruzione di macchine. Oggi sono qui per parlarvi della mia attività di dottorato che riguarda i modelli numerici sperimentali applicati ai problemi di contatto ruota-rotaia. L'attività è stata finanziata dall'azienda Lucchini RS. La Lucchini, per chi non lo sapesse, è un'azienda specializzata nella produzione di materiale rotabile, quindi ruote per treni, cerchioni, assili ferroviari e sale montate complete.
e inoltre attiva anche nella produzione di forgiati, acciai per utensili e lingotti da forgia. Quindi il contatto ruota-rotaia è un problema molto complesso perché coinvolge diverse discipline, dalla metallurgia alla meccanica della frattura, a problemi di scambio termico all'acustica. I principali protagonisti della mia attività sono quindi le forze di contatto, la fatica per contatto ciclico, l'usura, il calore dovuto alla frenatura dovuta con i freni ceppo tra il ceppo stesso e la ruota, e non dimentichiamoci comunque ci sono altre problematiche legate a questa tipologia di contatto, come per esempio l'inquinamento acustico. In questa slide potete vedere alcuni fenomeni di danneggiamento di ruote ferroviarie. In alto a sinistra delle cricche superficiali, a sinistra in basso invece delle cricche che nucleano sotto la superficie, quindi che sono più critiche perché non si vedono. In centro invece vediamo queste sono tre cricche dovute a fatica termica, quindi dovute al calore. E invece a destra vediamo delle mappe predittive che ci permettono di prevedere di quanto si usureranno la ruota piuttosto che la rotaia a seconda della forza di contatto e della velocità relativa tra i due componenti. La discussione è divisa in due parti, nella prima vedremo alcuni modelli sperimentali, nella seconda invece i modelli numerici. In università noi testiamo i materiali tramite un banco di contatto ciclico Twin Disc. Gli elementi principali del banco sono i due mandrini su cui vengono montati i provini. Un mandrino è fisso, mentre l'altro è mobile, e la forza di contatto viene applicata tramite un attuatore servoidraulico che va a spingere il mandrino mobile verso quello fisso. Qui potete vedere alcune indicazioni tecniche riguardo il banco, quindi per esempio la velocità massima rotazionale di 1000 giri al minuto piuttosto che il carico massimo di 70 kN e in particolare la possibilità di eseguire sia delle prove a secco che in presenza di lubrificanti liquidi o di contaminanti solidi. I provini vengono ricavati direttamente dai componenti reali, quindi per esempio dalla corona di rotolamento della ruota, dalla testa del rotaio oppure dal ceppo freno. E qui vediamo tre diversi tipi di configurazioni, quindi nella prima a sinistra delle prove a secco, quella centrale delle prove con la sabbia e a destra invece il contaminante liquido, l'acqua. La prima campagna di prove che vi mostro sono le prove con contaminanti solidi di tipo sabbia. La Lucchini ha prodotto una famiglia di acciai ad hoc per gli ambienti desertici, chiamata Sandros. La sabbia può avere sia degli effetti benefici sul contatto perché può aumentare l'aderenza tra la ruota e la rotaia, specie se troviamo in ambienti piovosi o comunque se si trovano delle foglie sulla rotaia, ma ci possono essere anche numerosi svantaggi. Il primo di sicuro legato all'usura, alla perdita di peso. Qui vediamo le perdite di peso in funzione del tempo, quindi dei cicli di prova. Nei punti in bianco ho riportato le prove a secco, quindi senza sabbia, invece quelli in nero sono con la sabbia, e vediamo che il tasso di usura, quindi la perdita di peso, è molto più alta con la sabbia rispetto alle prove senza contaminanti. E in particolare possiamo notare come gli acciai Sandros, quindi quelli ottimizzati, resistono molto meglio rispetto a un acciaio R8, che è quello tipicamente utilizzato in Europa per produrre le ruote. In questo grafico vediamo invece il coefficiente d'attrito, sempre in nero con la sabbia. Notiamo che a causa di un effetto, lasciatemi dire, lubrificante tra i due componenti, due acciai, l'attrito è diminuito. E per ultimo vi mostro anche alcune micrografie dove possiamo vedere di quanto i materiali si deformano plasticamente, quindi in modo irreversibile. Il profilo superiore non è altro che il profilo circolare dei provino,
E se provate ad immaginare un raggio del provino a inizio prova, questo durante la prova comincerà a deformarsi generando delle linee di flusso. Praticamente vedremo il materiale che comincia a scorrere e quindi a deformarsi. La profondità di questa zona deformata mi indica di quanto si sta danneggiando il nostro acciaio e possiamo vedere quanto un acciaio ottimizzato come il Sandloss si deformi molto meno rispetto a un acciaio tradizionale, sia senza contaminanti sia con i contaminanti. Inoltre possiamo già qui vedere come l'effetto della sabbia, come la sabbia vada ad influenzare la profondità deformata. Infatti passiamo per esempio per un acciaio di tipo R8 dai 220 micron ai 600 micron. Nella seconda riga invece vediamo gli acciai per le rotaie che si deformano molto meno rispetto a quelli delle ruote, perché tradizionalmente l'elemento sacrificale nel sistema ruota-rotaia è di solito la ruota, perché è più facile da sostituire. La seconda campagna di prove riguarda invece i contaminanti liquidi, come l'acqua. L'acqua di per sé non è fonte di danneggiamento per l'acciaio. Il problema comincia ad esserci quando per qualche motivo si genera una cricca, perché a seconda dell'inclinazione della cricca il carico potrebbe o spingere l'acqua al di fuori della cricca oppure imprigionare l'acqua nella cricca e di conseguenza della cricca andrà ad esercitare l'acqua andrà ad esercitare una pressione tale da far propagare ulteriormente la cricca. Gli effetti che vediamo sul componente reale sono di questo tipo, quindi viene praticamente asportato parte del materiale a causa della propagazione della cricca che potrebbe nucleare, andare in profondità e poi riemergere o addirittura unirsi ad altre cricche. L'ultimo caso sperimentale che vi mostro è invece la frenatura ceppi, che è ottenuta accoppiando un provino di acciaio, quindi che rappresenta la ruota, con un provino disco in ghisa ricavato dai freni. La temperatura massima ottenibile con il nostro banco è di circa 200 gradi e questa è una temperatura che è associabile alla frenatura di arresto. E dobbiamo comunque premettere che questo banco non è stato pensato per fare delle prove ad alta temperatura. In questo momento stiamo progettando un altro banchetto che permette di raggiungere i 600 gradi, perché con le frenature di tipo di contenimento, come per esempio un treno in discesa, si raggiungono temperature ben più alte rispetto ai 200 gradi. Inoltre dobbiamo ricordare che questa configurazione geometrica dei due dischi ovviamente è ben lontana da quella reale. Tuttavia, se confrontiamo i fenomeni di danneggiamento tra un provino, quindi un disco, con una ruota reale, non sono poi così diversi i fenomeni di danneggiamento. Con questo chiudo la prima parte legata alle campagne di prove sperimentali e vi introduco brevissimamente i modelli numerici e semianalitici che ho sviluppato nel corso di 3 anni per prevedere quello che succede nelle prove sperimentali. Ho utilizzato 2 approcci, i modelli numerici, quindi il modello agli elementi finiti, e i modelli semianalitici. Tra i modelli semianalitici ho utilizzato 2 tipi, uno che è stato realizzato dai colleghi francesi dell'INSA di Lione e un altro che ho scritto io grazie alla collaborazione con l'Università svedese Chalmers. La prima simulazione che vi mostro riguarda il confronto tra il contatto senza contaminanti con in presenza di contaminanti. A sinistra possiamo vedere il modello bidimensionale con la ruota che rotola sulla rotaia, mentre a destra vediamo il modello con la ruota sempre disegnato nella parte superiore, la rotaia e i granelli di sabbia interposti tra i due corpi. Qui vediamo alcuni risultati qualitativi.
La figura A rappresenta il caso senza contaminanti, la figura B invece con i contaminanti, con la sabbia. Possiamo vedere che a livello globale, quindi, vediamo lo stesso andamento degli sforzi. Ma se però facessimo una zoom sul contatto nel caso della sabbia, gli sforzi cominciano ad essere molto più alti, e questo è coerente con quello che vediamo anche nelle prove sperimentali. Questo ci fa anche capire che ci sono due regioni da identificare quando analizziamo al microscopio ottico i provini. C'è una zona che è influenzata solo dal contatto tra il componente principale, che può essere la ruota, con i granelli di sabbia, e una regione invece più ampia, che invece è legata al contatto tra la ruota e la rotaia stessa. Passiamo poi a qualche risultato, a qualche grafico. Qui possiamo vedere per esempio la deformazione massima delle ruote rispetto alla resistenza della ruota in vari casi, quindi cambiando per esempio la forza di contatto piuttosto che la rotaia. Vediamo che aumentando la resistenza ovviamente la ruota si deformerà sempre di meno. Gli acciai sviluppati dalla Lucchini si trovano in questa regione, quindi si deformano molto meno rispetto agli acciai europei che invece si trovano in questa regione più a sinistra. E se confrontiamo il caso tra la simulazione a secco e quella con la sabbia, vediamo che le ruote in presenza della sabbia si deformano ancora sempre di più. E in particolare, in presenza della sabbia, sembrerebbe addirittura che le ruote sono meno influenzate dal cambio sia di rotaia, ma anche della resistenza stessa della ruota. Altri tipi di risultati si possono vedere andando a graficare quanto si deforma una ruota sulla profondità, z indica la profondità, quindi z uguale a 0 la superficie. Le varie linee colorate identificano diversi tipi di ruota con i contaminanti, invece la linea orizzontale identifica la massima deformazione a secco. Quindi anche qui vediamo che ci sono due regioni ben distinte, una superficiale che è legata al contatto tra la ruota e la sabbia, invece quella subsuperficiale che ha dei valori molto simili, ha dei valori pressoché simili al caso secco, e quindi a conferma di nuovo delle micrografie. Ovviamente per motivi di tempo non ho potuto riportare altri risultati, altre simulazioni numeriche. Preferisco commentare il modello semianalitico che ho scritto in MATLAB e che permette di prevedere quanto si danneggia una ruota o una rotaia dopo centinaia, migliaia, addirittura milioni di cicli. Il modello proposto è stato scritto, come ho detto prima, grazie alla collaborazione con l'Università svedese Chalmers, questo modello permette di simulare problemi di contatto di tipo tradizionale, quindi contatto erziano tra due cilindri piuttosto che contatti di tipo ellittico come quello ruota-rotaia stesso. Il modello si può dividere in tre step, quindi nel primo si risolve il problema di contatto andando a identificare la pressione, poi si calcolano gli sforzi e infine si fa ciclare praticamente la prova. Ok, non riesco. Okay. Quindi nel primo step, una volta introdotte per esempio le geometrie dei provini o dei corpi, la forza di contatto, le proprietà elastiche dei materiali, i coefficienti d'attrito, possiamo ricavare l'andamento delle pressioni di contatto. Questo in basso è l'andamento tipico del contatto tra una ruota e una rotaia reale. Quello a destra invece è un contatto cilindrico, e qui vediamo invece la sezione, è semplicemente la sezione del contatto cilindrico, e quindi possiamo vedere con la linea continua la pressione normale e invece l'effetto della forza d'attrito con le linee tratteggiate. Una volta note le pressioni esterne, quindi i carichi esterni, possiamo andare a calcolarci
gli sforzi superficiali e subsuperficiali tramite un set di equazioni ad hoc, ottenendo queste figure. Qui vediamo per esempio alcune componenti degli sforzi nel caso del modello, di un modello ellittico, quindi tridimensionale. Questo invece è il risultato che si può vedere con un modello cilindrico. Qui in particolare vediamo l'effetto deleterio dell'aumento del coefficiente d'attrito, perché l'attrito non fa altro che aumentare il modulo dello sforzo massimo, e non solo aumenta il modulo, ma lo trasla anche verso la superficie. E infine, una volta note tutte le componenti di sforzo, possiamo, e quindi la storia di carico, diciamo, di una ruota reale, possiamo studiare il comportamento ciclico e quindi simulare quello che succede dopo anche milioni di cicli. Ovviamente avremo bisogno dei parametri, dei materiali che descrivono il comportamento plastico. Possiamo introdurre anche l'effetto dell'usura, per esempio, e quindi otteniamo per esempio questi grafici che identificano, che illustrano di quanto si deformano i nostri componenti rispetto al tempo o rispetto alla profondità. E qui per esempio possiamo vedere l'effetto che ha il carico, un aumento di carico, quindi passare per esempio da una pressione di contatto di 1100 MPa a 1800 MPa, non fa altro che aumentare la deformazione, quindi aumentare anche la probabilità di nucleazione delle cricche, e in particolare aumenterà anche la regione subsuperficiale che si deformerà nei due componenti. Qui infatti vediamo che a 1100 MPa la regione deformata si limita ad essere il 20% della regione di contatto, invece con 1800 MPa si deforma praticamente tutta una profondità pari alla zona di contatto. Per ultimo, possiamo prevedere il danneggiamento, quindi le cricche che abbiamo visto precedentemente, con dei modelli di fatica multiassiale. Qui ho riportato due esempi di fatica per alto numero di cicli, quindi un tipo di fatica che si verifica spesso nel contatto ruota-rotaia. Qui per esempio, in che cosa consistono questi criteri di fatica? Consistono nel determinare uno sforzo equivalente e di andare a confrontare questo sforzo con una soglia critica. In questi grafici ho utilizzato due criteri che sono quelli di Dangvan e di Crossland, e possiamo vedere come questo sforzo equivalente cambia al variare della profondità. Se le curve colorate che identificano appunto lo sforzo equivalente si trovano al di sopra di questa soglia, vuol dire che potrebbero nucleare delle cricche. Dico potrebbero perché si deve anche verificare a priori che questi criteri possono essere applicati in tutta la zona che stiamo analizzando, perché per esempio se tutta la zona da 0 a 1 verificasse l'ipotesi, vorrebbe dire che la zona superficiale, nella zona superficiale noi potremmo prevedere delle cricche. Se però tali criteri possono essere applicati solo nelle zone più profonde, per esempio da 0,6 a 1, le cricche non nucleeranno perché ci troviamo al di sotto di questa soglia. Allora, per motivi diciamo anche di segretezza, non ho potuto mostrarvi altre simulazioni. Comunque posso farvi vedere quello che sto, su cosa sto lavorando adesso durante il mio assegno di ricerca. Sto implementando ulteriori, sto ottimizzando diciamo il modello semianalitico che ho appena descritto, introducendo nuovi modelli di usura, introducendo anche dei nuovi modelli costitutivi che non prevedono solo la parte plastica ma anche la parte viscosa, quindi per tenere conto degli effetti termici durante la frenatura. E a proposito dei contaminanti, io vi ho fatto vedere l'effetto della sabbia, ma in realtà adesso sto anche studiando l'effetto dei contaminanti liquidi all'interno delle cricche tramite la meccanica della frattura. Qui trovate un elenco delle pubblicazioni. Grazie per l'ascolto. Se c'è qualche domanda, sono a vostra disposizione.
Ok, grazie Nicola. Sì. Passiamo la parola all'ultimo dottorando, Ting Zheng. Ok, ciao a tutti. Provo a condividere lo schermo. Si può vedere? Sì, vediamo la prima slide. Ok, perfetto. Ora comincio. Buongiorno a tutti, mi chiamo Chen Ting. La mia presentazione di oggi è The Enterprise 4.0 Paradigm, State of the Art, Progressing and Challenges. Una breve introduzione di me. Io sono venuto in Italia in 2013, poi ho fatto un laurea magistrale in Politecnico di Milano in ingegneria gestionale e poi ho cominciato la carriera industriale presso Bosch Vocaid in Ofenenco come ingegnere di qualità e poi da 2017 al 2020 sono il dottorando presso un laboratorio RISE in Università di Brescia. I miei interessi di ricerca sono industrie 4.0, tecnologie digitali e gestione delle operations. La presentazione è composta da quattro sezioni, il background della ricerca, il disegno della ricerca, i risultati e le discussioni, così come le implicazioni. Partendo dal background della ricerca, come sappiamo l'industria 4.0 sta avendo un ampio impatto in tutto il mondo, sia nelle comunità accademiche che industriali. Il termine I 4.0 è stato proposto per la prima volta in Germania in 2011 con l'obiettivo di promuovere la digitalizzazione dei manifatturieri tedeschi. Infatti, oltre all'iniziativa di I 4.0, altri paesi hanno proposto il loro piano nazionale per accelerare la digitalizzazione delle loro aziende manifatturiere. Ad esempio, Impresa 4.0, Transizione 4.0, Made in China 2025. Come le tre rivoluzioni industriali precedenti, RI 4.0 è anche caratterizzata da alcune tecnologie abilitanti, ad esempio cyber-physical systems, internet delle cose, big data, robotica collaborativa, eccetera, che permettono l'integrazione verticale e orizzontale, così come l'ingegneria end-to-end. Avendo condotto l'esplorazione della letteratura e compreso il fenomeno I 4.0, sono state individuate alcune gap di ricerca. La prima gap è che c'è poca attenzione sull'indagine delle tecnologie abilitanti per l'industria 4.0 con le loro applicazioni nei processi di business dell'azienda manifatturiera in modo olistico. La seconda gap è che c'è poco supporto empirico su come RI 4.0 impatti sull'azienda manifatturiera attraverso un grande campione. E terzo, come cambia l'impatto di RI 4.0 nel tempo? In base a questo gap di ricerca vengono proposte tre domande di ricerca principali. La prima è quali sono le applicazioni delle tecnologie abilitanti I 4.0 sui processi di business del ciclo di vita dell'azienda manifatturiera. La seconda è qual è lo stato d'arte dell'attuazione di I 4.0 nelle aziende manifatturiere italiane. E la terza è come procede e avanza questo impatto di I 4.0 nelle aziende manifatturiere. Per rispondere alle diverse domande di ricerca, sono state adottate diverse metodologie,
Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, viene utilizzata un'analisi sistematica della letteratura per capire quali sono i casi di utilizzo delle tecnologie I4.0 nell'azienda manifatturiera. Per capire la seconda domanda di ricerca, viene utilizzata un'indagine descrittiva che è caratterizzata da uso della tecnica del web survey. E per rispondere alla terza domanda di ricerca, viene utilizzata un'indagine longitudinale, che è in realtà un'indagine a pannello fisso a due onde, che ha lo scopo di fare uno studio comparativo basato sui dati nel 2017 e nel 2019. In realtà un framework di ricerca è anche progettato per guidare l'intero lavoro. Come già detto, la prima parte della ricerca è principalmente uno studio teorico, mentre la seconda e la terza parte sono studi empirici. Ok, poi cercherò di condividere con voi i principali risultati che si riferiscono a ciascuna delle domande di ricerca. Partendo dalla prima domanda di ricerca, che è: quali sono le applicazioni della tecnologia per i dati I4.0 sui processi di business del ciclo di vita dell'azienda manifatturiera? Abbiamo innanzitutto progettato un framework concettuale che è composto da 10 tecnologie abilitanti I4.0 mostrate verticalmente mostrate orizzontale nella figura e 10 processi aziendali mostrati verticalmente nella figura, che vanno dallo sviluppo di nuovi prodotti alla gestione post vendita, coprendo la gestione della produzione e delle operations, la gestione delle supply chain e la gestione del ciclo di vita. Solo una breve introduzione del nostro processo di selezione bibliografica. Abbiamo selezionato la parola chiave l'industria 4.0 in due database, che sono Scopus e Web of Science, e attraverso l'impostazione di criteri di inclusione e esclusione abbiamo finalmente trovato 186 documenti per la letteratura apertura completa. Questa è una heatmap derivata dall'analisi della letteratura. Questa heatmap rappresenta come il processo e la tecnologia sono state focalizzate dalla comunità accademica. In realtà, dal punto di vista della tecnologia, abbiamo scoperto che Internet delle cose, Big Data e Cloud sono le tecnologie più indagate, dimostrando che le aziende stanno cercando di trovare soluzioni guidate dai dati per I4.0. Mentre dal punto di vista del processo, la pianificazione e il controllo della produzione è classificato come il processo più indagato, che rafforza la caratteristica orientata alla produzione di I4.0. Infatti, per ogni processo di business abbiamo riassunto come la tecnologia è applicata in quel processo. Se siete interessati a maggiori dettagli, ho messo il link di qui sotto. Però qui voglio solo condividere con voi alcuni punti importanti. In primo luogo, la nostra ricerca ha rilevato che IoT, Big Data e Cloud appaiono normalmente contemporaneamente e le loro applicazioni coprono una vasta gamma di processi. La combinazione di queste tecnologie può sfruttare al massimo la raccolta e l'elaborazione dei dati e facilita il processo decisionale. In secondo luogo,
Anche se la pianificazione e il controllo della produzione è il processo più studiato, c'è una tendenza crescente che più ricerche si concentrano sulla servitizzazione e la gestione circolare della catena di approvvigionamento abilitata da il 4.0. In terzo luogo, la maggior parte delle ricerche si concentrano sul meccanismo di funzionamento tecnico della tecnologia, mentre meno si concentrano sul beneficio e sugli ostacoli all'adozione di questa tecnologia. Nella fase successiva rendiamo la ricerca più empirica, cercando di rispondere alla domanda di ricerca, cioè qual è lo stato d'arte dell'adozione di Industria 4.0 nelle aziende manifatturiere italiane. Per farlo abbiamo lanciato un'indagine a più di 100 aziende manifatturiere italiane, a prescindere dalla loro dimensione e settori, e abbiamo raccolto 103 campioni validati. In questo campione più della metà sono le PMI e circa il 50% sono del settore dei macchinari e dei prodotti metallici. In questo studio empirico, in primo luogo, vogliamo capire come le aziende conoscano le 6 tecnologie abilitanti I4.0 e se abbiano adottato queste tecnologie. Come è mostrato in questa figura, possiamo vedere che Industrial Internet delle cose è la tecnologia più conosciuta dell'azienda, da più della metà del campione indagato. Nel frattempo, più del 20% del campione ha dichiarato di aver adottato IoT e Additive Manufacturing. Al contrario, meno del 10% del campione indagato ha adottato la realtà aumentata virtuale. Successivamente cerchiamo di capire che tipo di benefici percepiti dall'azienda. Si può osservare che per i 4 tipi di benefici, più il numero di tecnologie I4.0 in uso, più benefici sono percepiti dall'azienda. E in effetti le aziende che hanno adottato almeno una tecnologia stanno percependo benefici complessivamente più alti rispetto a quelle che non hanno implementato alcuna tecnologia. Successivamente cerchiamo di esplorare che tipo di ostacoli sono affrontati dalle aziende e si può vedere che le aziende considerano l'investimento elevato per la tecnologia come l'ostacolo più grande. Nel frattempo, per aziende che hanno adottato almeno una tecnologia, c'è più bisogno di nuove competenze. In sintesi, questo survey descrittiva, i risultati mostrano che le aziende manifatturiere italiane indagate hanno una conoscenza e un livello di adozione limitati delle tecnologie abilitate I4.0 e per i benefici e gli ostacoli indagati, le aziende che adottano più tecnologie tendono a percepire maggiori benefici e incontrano più ostacoli. Per la terza domanda, come questo impatto di I4.0 evolge nel tempo nelle aziende manifatturiere. E per farlo abbiamo lanciato un'indagine longitudinale con un intervallo di 2 anni. Da questo confronto emergono alcuni risultati interessanti. In primo luogo, possiamo osservare che più aziende sono consapevoli delle tecnologie abilitanti in 4.0 nel 2019 rispetto al 2017, e questo è più evidente
per i Big Data Analytics. Nel frattempo, più aziende stanno adottando le tecnologie il 4.0, ad eccezione della realtà aumentata virtuale, che mantiene la stessa proporzione di utilizzo nel 2017 e nel 2019. Tuttavia, c'è un importante aumento per IoT e Big Data Analytics per quanto riguarda la loro adozione. Facendo riferimento al confronto del coinvolgimento delle funzioni aziendali, si può notare che la produzione, ricerca e sviluppo e IT sono ancora classificate come le funzioni secondo mi pare lo schermo non scusate si può vedere lo schermo? Vediamo la slide results and discussions. Ah, ok. Io non lo vedo. Un secondo solo. Sì. Ok, adesso vediamo quella dopo. Mm-hmm. Conclusion and implications. Ok, non dovrebbe essere quello. Ok. Thank you for your attention. Scusa. Scusate, un momento. E tu non le vedi, Ting? No, perché sto guardando due schermi, uno lo vedo, un altro no. Ok, prova magari a togliere la condivisione, a rimetterla. Sì, ok. Ok, noi vediamo. Mm-hmm. Secondo me il problema era del mio schermo. Ok. Ok, scusate. Allora, continua. Noi così però non vediamo più, ok? Uh-huh. Ok, adesso sì. Ok. E poi abbiamo visto che per quanto riguarda il confronto dei benefici, in 2019 i benefici sono più percepiti dalle aziende, soprattutto per riduzione del tempo e riduzione del costo. E poi per quanto riguarda gli ostacoli, si vede che per aziende si percepiscono ostacoli tipo alto investimento per le competenze, investimento sulle infrastrutture sono gli ostacoli
più grandi per aziende. In generale, le aziende percepiscono meno ostacoli in 2019 rispetto al 2019. Qualche messaggio di riassunto per questo confronto. Il coinvolgimento della business le funzioni di business sono più coinvolti in 2019 rispetto al 2017, mentre le aziende percepiscono più benefici per l'attuazione di Industria 4.0, soprattutto per riduzione di costo e riduzione del tempo. E questo è causa del fatto che le aziende adottano più tecnologie in 2019. E una cosa ancora importante è che la competenza è ancora un problema per aziende, sia in 2017 sia nel 2019. Alla fine farei qualche conclusione su questa ricerca. Quindi, cosa abbiamo fatto in questa ricerca? Abbiamo prima di tutto fatto un riassunto dettagliato su come le tecnologie i 4.0 possano applicate nei diversi processi di business nell'azienda manifatturiera. E poi abbiamo intaccato qual era lo stato d'arte di Industria 4.0 nelle manifatturiere italiane dal punto di vista conoscenza della tecnologia, utilizzo della tecnologia e benefici e ostacoli percepiti dalle aziende per quanto riguarda l'utilizzo di questa tecnologia. E poi abbiamo fatto un confronto su due stati d'arte per capire come questo impatto sta evolvendo. Alla fine vorrei fare qualche implicazione pratica, cioè aziende sono suggerite di fare una valutazione di potenziare area di utilizzo della tecnologia i 4.0. E poi, come abbiamo dimostrato, l'utilizzo della tecnologia portano qualche beneficio alle aziende, soprattutto per quanto riguarda riduzione del costo e riduzione del tempo. Poi un'altra cosa importante è che è importante anche a valutare la forza di lavoro attuale e poi pianificare qualche piano di formazione per le sue competenze così per aggiornare le sue competenze. Ok, grazie per l'attenzione e sono a disposizione a vostro feedback, qualsiasi. Grazie. Grazie a tutti. Non so se la professoressa De Pero vuole intervenire in conclusione. Grazie. È stato credo molto interessante per tutti, ha aperto anche magari nuovi orizzonti, nuovi spunti. Speriamo che chi ci abbia ascoltato abbia trovato qualche appunto interessante argomento magari da approfondire in seguito. Tutti gli studenti credo saranno disponibili a fornire il loro curriculum e quindi magari se avete le loro
se volete anche parlare poi con loro, certamente sono disponibili. Adesso credo che sia un po' tardi, ma comunque se ci sono domande siamo qua. Sì, abbiamo lasciato le mail in chat, quindi se qualcuno ha bisogno di chiarimenti e vuole fare qualche domanda ai dottorandi / dottorati, sono disponibili. Grazie ancora a tutti e anche all'Università degli Studi di Brescia. Certamente dobbiamo ringraziare il CSMT per questa iniziativa e speriamo appunto che diventi un'abitudine, un appuntamento periodico. Esatto, sì. Alla prossima. Grazie ancora a tutti. Ciao, buona serata. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata. Grazie. Serata. Ciao a tutti. Sì, anche da parte. Saluto. Ciao Ting. Ciao Prof. Ciao, grazie a tutti, arrivederci.